nerd durante la settimana sulla fantastica sezione di Tom's Hard Cultura Pop. Siamo felici ogni tanto, ogni volta, di essere alfieri di questo, di questa bellissima redazione. Siamo fieri di essere alfieri, mi è piaciuta questa. Siamo fieri. Questa vena poetica, mi è piaciuta. Guarda, questa. Cioè, ma anche questo fa parte, se per ritornare nel tema della serata, che è un tema stasera importante. Guarda, è vero. E chi è primo, chi si è prime e non si abbona al canale è un cippalippa, ci ricorda il nostro direttore. Io in realtà stavo facendo la sviolinata perché ho visto che c'era il direttore. Cioè, si è presentato, capito? Zang, così, no? Eccolo qui. Hai sentito il fiato sul collo del... Esatto. Danga, guarda, grazie. Però io ti consiglio di abbonarti anche per tutti gli altri, perché come vedete, sulla testa di Giordano c'è sempre il pulsantino. Anzi, esatto. È cambiato, Gio. Anzi, cambiato? Per me è cambiato, perché abbiamo visto che in questa settimana Twitch ha rivoluzionato un po' l'estetica. Quindi adesso ce l'hai sotto, cioè fai così. Sotto, fai così? Sotto di te proprio. Cioè, rinnova abbonamento, abbonati a seconda del, di quello che avete fatto o non fatto. Io spero che l'abbiate già fatto tutto. Invece io sotto ho la schedule. Se scorrete con la vostra rotellina del mouse, facciamo vedere che siamo sempre parte di Tom's Hard, quindi siamo iper tecnologici, facciamo vedere che sappiamo usare un mouse. Quindi con la rotellina andate giù. C'è la schedule settimanale che vi permette di vedere tutte quante le altre rubriche presentate appunto dal canale. E poi non l'abbiamo fatto in realtà, però ce ne siamo dimenticati e me ne dispiace, ci faremo perdonare. Ma ha esordito un'altra trasmissione legata a cultura pop, che è una trasmissione che non ho capito se ha già un titolo, comunque si parla di figure, di action figure, di statue e tutto quanto, e curata sempre da due ragazzi della redazione a cui faremo molto, cioè tutti quanti facciamo tanti auguri, anzi guardateli, se non ricordo male è una puntata il lunedì ogni 15 giorni, quindi un lunedì sì e uno no. Guardateli perché è molto molto carina. L'ultima volta hanno parlato di Gundam, quindi era un argomento che piace anche a noi. E assolutamente sì, e l'hanno fatto in maniera molto molto carina, insomma. Allora, questa sera vi annuncio già che avremo un ospite. Già stasera è la... Allora dobbiamo fare una piccola premessina sull'ospite, non per l'ospite in sé, ma semplicemente perché ovviamente qua il boss ci giudicherà adesso come giudicava un tempo la mia personale regia. Sicuramente succederà qualcosa a livello tecnico, figurati, succede tra di noi di solito con niente, pensa adesso che ci sarà anche un ospite online, quindi io metto subito le mani avanti dicendo sicuramente vedremo qualche momento di delirio. Sono sicuro che ce lo perdoneranno, ma sì, dai. Abbiamo già due o tre volte che facciamo questo accenno all'argomento della serata, lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire questo argomento della serata, sempre questi trailer pazzeschi. Ma quello più che il trailer è proprio... È proprio andare... che ormai pensano che non... Pensano che noi non ci siamo preparati, invece siamo preparatissimi. Invece sì, su questo argomento siamo preparatissimi, perché stasera parliamo di steampunk. Di steampunk, esattamente. Steampunk allora... a 360 gradi, tutto a vapore stasera, ragazzi. Tutto al vapore. E perché siamo... Tutto al vapore, per me è ravioli e tu che prendi. Esatto. No, perché a me quando è fritto mi rimane qua. No, quindi... ma io due verdurine pure al vapore. Hai capito? Dopo si alleggeri andiamo verso l'estate, no? Per lo steampunk, ricordiamo, poi... non è un movimento culinario, bensì un movimento fantascientifico. Non è un ballo caraibico. Non è un ballo caraibico. Non è lo steampunk. Non è un partito politico, sono rimaste due cose. No. Esatto. Vai, vai. Vediamo se ricordi la lezione, Gioia. Introduci lo steampunk. Allora, mamma mia, sai che credo di averla rimossa? Dice si steampunk. Allora, lo steampunk è un genere fantascientifico di, diciamo, ambientato a fine 800, inizi del 900, giusto? E prende... A cavallo, sì. A diciamo, cavallo. Inizia nell'800. Inizia nell'800, diciamo, c'è una data più o meno, diciamo, data come per buona, come un inizio, che poi è una cosa del famoso 1886, di cui ci hanno peraltro anche fatto un videogioco,
Cristiana di Hogg del 1386, che insomma dice che Anche un forse po' prima, anche un diciamo po' a prima, metà 800 già il piano si metà diciamo, 800, metà coincide 800. con la rivoluzione industriale più o meno. E praticamente diciamo ha come come così dice, come sottofondo, no? Alle avventure dell'eroe di turno, come sottofondo, diciamo, l'ambientazione come se fosse una fantascienza, però ambientata con i mezzi dell'epoca. Quindi, ad Una esempio, fantascienza retro. una fantascienza retro, esatto. Quindi non ci sono spade laser, bombe, no, bombe ci stanno. Però non ci stanno cose troppo tecnologicamente avveniristiche. Piuttosto c'è una versione fantascientifica di quello che ci poteva essere di armi, vestiario, usi e costumi, ambientazioni, Mezzi e mostri, tutto bestie, quanto. mezzi, quello che poteva essere Cari e nell'Ottocento. gatti che Quindi. vivono insieme. Basta, basta, ho un panorama, come diceva anche. Vediamo chi indovina la Beh, citazione. quest'altro che steampunk. Beh, Questa è la però base. noi nel nostro trascorso nella cultura steampunk, perché l'altra volta l'abbiamo accennato, ma io e Giordano siamo gli organizzatori di quello che è il più grande, attualmente uno dei più grandi festival steampunk a livello europeo, Già. che è Non San si Pietroburgo, direbbe, questa non Roma. lo Non direste, si eppure direbbe, è stato esatto, così. cioè, eppure ogni settimana svegliamo un particolare in più. E ne abbiamo viste di cose strane, di cosplay e di rivisti in chiave steampunk e tutto quanto. E abbiamo visto anche questi quattro personaggi che abbiamo appena citato, che poi sicuramente qualcuno di voi avrà riconosciuto, erano i fantastici Acchiappafantasmi, che rivisti in chiave steampunk stavano anche molto bene. Comunque, lo steampunk sì, è una, appunto, nasce come corrente letteraria, è una poi è diventata una sottocultura. Grazie all'aumentare del bestiario, dei libri, della musica, perché c'è anche un sottogenere musicale che è lo steampunk, non ancora proprio Ancora chiaro non ha mai preso come troppo tipologia, piede, però purtroppo. diciamo che parecchi gruppi noi ne conosciamo diversi, molto, siamo amici, abbiamo la fortuna di avere questi amici. E la particolarità generalmente la ritrovano nei testi e nell'abbigliamento sul palco. Ma per far capire a chi non sa cosa sia lo steampunk, parliamo di cultura pop. Il film più pop che ti viene in mente parlando di Il steampunk? film più steampunk che esista, no? Non il più steampunk, ma quello No, più, diciamo. diciamo, quello più di entry level, quello che ti Ma fa l'entry capire. level è la macchina del tempo, di Viaggi nel tempo. Bravo, la macchina del tempo. Io ti avrei detto però uno che in realtà non è amatissimo dalla comunità, che è Wild Wild West Wild Wild West, sì, è vero. di Wild Wild West Will perché Smith. diciamo che quello che è successo. Intanto salutiamo Morningstar. Saluto Oh, anche Dangaroth che buonasera. non l'ho fatto prima, ero distratto. E, diciamo che la genesi, pare che la genesi di questo appunto movimento steampunk, ovvero di questo modo di vestirsi, sia nato proprio durante i vari Comic-Con, credo quello di, insomma, quello che Sì. fanno in America, uno di questi che fanno in America, questi grandi. Proprio il periodo in cui uscì Wild Wild West e tutti quanti si vestivano, c'erano i cosplayer sostanzialmente di Wild Wild West, che era appunto fantascienza, era un filmetto Con ambientato Will lì Smith. con Will Smith, ambientato appunto nel West, appunto, però aveva questi spunti steampunk, queste armi un po' fantascientifiche, Sì, questo. c'era il nemico che diventava un enorme ragno azionato a vapore. Insomma, Sì, aveva questo questi qui, elementi. questo è lo steampunk, cioè ha degli elementi caratteristici che sono i dirigibili, gli ingranaggi. Cioè, allora, l'ingranaggio di Love, Death and Robots dedicato allo steampunk, bellissimo, Sì. bellissimo. Per chi ha visto la serie, che vi consigliamo perché veramente non mi ricordo, sono 18 18 corti animati con tema amore, robot e appunto qual era la terza? Non No, mi ricordo. era Love, Sex e Robots. Amore, amore, amore Amore, amore, e la amore. morte, ovviamente. Love, Death e Robots.
Love, Death and Robots, ovviamente. E c'erano anche i gatti, ovviamente. Beh, credo che quello sia stato l'episodio più bello di tutti, comunque. Quello dei Quello gatti, dei sì, ma robot quello. è il più bello di tutti. Ma quello che fa, a cui fa riferimento Dangaroth è quello della volpe steampunk, della donna che piano piano Ah, si trasforma certo, in come una no? volpe steampunk. Come È bellissimo, quello è un gioiello della cultura steampunk. no? Sì, è E per vero, quello è. rispondere a Morningstar, sì, è in lavorazione una seconda serie, una seconda Speriamo. stagione. E speriamo presto, perché anche quella ha subito ritardi per il Covid. E una piccola curiosità, sai che Sul non so, Covid. ancora non ho capito bene, no, no, su Love, Death and Robots, che devo ancora capire se è sia una leggenda o meno, ma credo che in realtà sia vera, che l'ordine con cui ti appaiono gli episodi cambia in base alle tue preferenze Netflix. Dai. Sì, No, non lo sapevo perché questa cosa. credo Non sia la vero, sapevo. perché mandandolo insomma di seguito, c'erano degli episodi che a me hanno dato per il quarto, ad esempio il quarto episodio era quello, invece per qualcun altro era un altro. Quindi poi avevo Così, letto proprio, questa si sono cosa, non voluti l'ho mai affrontato. divertire con l'algoritmo di Netflix. Sì, Si ma hanno detto, guarda, io vabbè, mi ricordo. casiniamo un po' l'algoritmo di Netflix. Sì, anche perché poi ho parlato con la gente, dicevo, la terza puntata è stata bellissima, ma che faceva schifo, no, Eh sì, era bello, infatti, è ma vero, c'era tanto il gatto. per Ah, incasinare ecco, un vedi, po'. Dangaroth mi conferma questa cosa dell'ordine sparso, così, cioè, sì, l'Alzheimer mi permette, cioè, guardate che è un grosso bonus l'Alzheimer, perché mi permette di rivedere ogni volta delle serie e meravigliarmi, capito? O rimanere Ma deluso che tutte le scherzi? volte. Intanto un saluto a Miss Mary Miss FNC, che è tipo Mary. senza nome, società nome collettivo, però una cosa Ma simile, quella è insomma. Lo SNC, quella è so, FNC. però ricordava un po'. Magari è una Una foceta a nome società perché c'ha la collettivo, zeppola. che non lo sai, magari è Giovanotti che ha scritto il nick. Affaffè. Magari ce lo dirà proprio lei se gli andrà di rivelarci questo segreto. Così. Chi lo sa, magari non l'ho visto mai. Parlavamo di steampunk, noi abbiamo già nominato un po' di cose, poi più avanti nel corso della serata avremo un ospite a tema, diciamolo, infatti l'abbiamo accennato un po' la settimana scorsa, stasera siamo riusciti ad averlo un po' all'ultimo perché ci sono state un po' di cose. Ah, sono solo iniziali personali. Va bene, Ah, allora è tipo un ok. codice fiscale, Noi no? Capito? speravamo in qualcosa di fantasmagorico, però va bene, No, giustamente. pensavamo magari un indizio per una mappa del tesoro, un po' in stile Goonies, no? Cioè, partiva tutto Esatto. così. Ah, Ehi, hai quindi l'orco ha sentito? lasciato degli indizi sparsi. Ehi, sono Miss Mary FNC, però, hai capito che te lo dice sottovoce? Non è FNC, Va bene, senti Gio, che ti va di suonare un po'? Vuoi partire? Allora, vogliamo fare l'intro classico con l'almanacco, così poi andiamo in Andiamo proprio argomento. all'intro. Io prima sorseggerò qualcosa con una Che tazza di tazza c'hai Alice. oggi? Stasera la Ah, la. tazza di Alice è quella che già è apparsa e ho rischiato di allagare casa perché ho Come dato no? subito Perché a non botta. ricordavi quale fosse veramente il verso, perché vedo che lì a tutti quanti. Perché, sai, ho pensato stasera che con lo steampunk sta bene, perché Alice è uno di quegli, Alice. Alice nel Paese delle Meraviglie, è uno di quegli elementi che è stato poi incorporato in quello che è la cultura steampunk, e quindi ho pensato di omaggiarla così. Eh sì, anche perché. Sembrava un modello. Allora, andiamo per ordine. Facciamo prima l'almanacco, veloce, però perché stasera abbiamo molto da Sì, dire. sì. E poi cominciamo a parlare dello steampunk. Perché l'altra volta ti ricordo che noi abbiamo parlato un po' dei sottogeneri punk, no? Delle sottocategorie cyberpunk, però non ci Sì. siamo mai ancora soffermati su uno singolo. Ma siccome su ognuno di questi singoli ci sarebbe da dire un sacco di roba, a questo punto stasera cominciamo con lo steampunk. E via, però E lo finiamo. per adesso vado con l'almanacco. Va bene. E eccoci qua. Io adoro
quando Giordano mi fa da sottofondo musicale, perché io ho detto una di queste sere ti farò prendere l'ukulele. L'ukulele? L'ukulele, perché con l'ukulele sembra strano, ma ci si rimorchia un casino. Quindi... Vai. So. Vabbè, anche col poi... basso, però anche l'ukulele mette molta allegria. Ma anche col basso, che ultimamente sono pochi anni che è uscito fuori. Il basso fino a una decina d'anni fa era sempre la chitarra strana con quattro corde. Perché hai meno corde? Sai che a me troppe me l'hanno dette nel tempo. Però qua entriamo... Il basso in realtà è uno degli strumenti molto steampunk, vedo. Cioè, il basso è steampunk? Caratterialmente? Ah sì, eh? Sì, cioè, sai, la chitarra è cyberpunk, la chitarra elettrica. Perché certo, dopo la scena di Mad Max. Esatto. Invece il basso lo vedi più, soprattutto non il basso, cioè proprio il basso, quello classico, no? Quello grosso. Sì, il contrabbasso. Il contrabbasso. E sai chi è che usava il contrabbasso? O meglio, che aveva a che fare col contrabbasso? Chi è? Chi? Il primo dei nostri festeggiati di questa sera. Ma dai, allora, come vedi, io non sto seguendo assolutamente la scaletta. No, infatti. Beh, io allora, così. No. Ma è bello, così rimango anche io meravigliato di quello che succede. Esatto, durante... Faccio tipo da beta tester di questa diretta. No? Vediamo se rimango meravigliato anch'io. Vai, Kinder. È bello, magari potevamo farlo prima. Però. Sì. No, allora, stasera, a fatalità, il destino ha voluto che questa puntata steampunk avesse tutte cose attinenti allo steampunk. A cominciare dai festeggiati. Perché, ad esempio, vi dico che il primo festeggiato è Igor Stravinsky, il compositore. E se non c'aveva a che fare lui col contrabbasso, ma di che stiamo a parlare? Capito? Si pronuncia Igor, ricordalo. Igor. Potrei fare qualcosa con quel violoncello. Quale violoncello? E via. Sai, in questa versione come l'hai fatta va molto meglio per l'ultimo compleanno di questa sera. Ma ci arriviamo una alla volta. Il secondo, hai fatto quel compitino a casa che ci avevo detto di scaricare? Ma certo, guarda, bravissimo, perché un altro festeggiato a tema steampunk che rientra benissimo nell'ambiente steampunk è Maurizio Cornelius Escher. E qui si apre il dibattito, perché io l'ho chiamato Esker e giustamente Giordano e mi io ha cazziato. Ti ho cazziato, cioè Esher. Sì, Esher. Che ricordiamolo qua, in questa galleria di immagini che sto giusto appunto mostrando. Esatto, è un grafico incisore famosissimo. Io mi ricordo, ho visto una sua mostra quando ero bambino e sono rimasto affascinato. Te la ricordi? Ci sono andato pure io, la fecero... Era stupenda. Era veramente impressionante. E lui aveva questa enorme capacità di incidere e creare queste stampe che erano praticamente sembravano uscire da non so se dai sogni o dalla pazzia, insomma, perché diciamo che proprio proprio dritto non è mai stato Escher, proprio no, diciamo che è uno che aveva una visione del mondo abbastanza particolare. Sì, era un'ambientazione molto onirica, una visione molto onirica del mondo aveva. Peraltro io sto mostrando una sua famosa illustrazione, che è quella delle scale, che peraltro è stata ripresa, si sa quante volte, in tanti citata film, centinaia di volte. Ricordiamo Labyrinth. Fra Labyrinth e Dylan Dog. Dylan Dog proprio hanno preso a man bassa. A piene mani. Ma a me... Quello che lasciava sempre un po' così è che lui ha detto, incidendo le tavole, lavorava al contrario, e a me questa cosa mi ha sempre affascinato, anche se poi queste sono molto stilizzate, quindi bene o male era un po' più facile forse, come concettualmente, una volta capito il meccanismo. Però mi ha sempre affascinato questa cosa che lui lavorava al contrario, più o meno senza vedere, quasi non ti dico alla cieca, ma... Andiamo avanti. Questo uno dritto non l'è mai stato, quindi no, come minimo faceva cose al contrario, come quelli che fanno i puzzle al contrario, no? Mamma che non mia, ci riesco al dritto, figurati quelli lo fanno al contrario. Purtroppo ne conosciamo anche qualcuno di soggetto che fa questa roba. Che... Ma dai, sì, poi te lo dico in separata in privato.
Dai, allora festeggiamo l'altro festeggiato di questa sera. Ah, un'altra particolarità dei tre festeggiati di quest'oggi è che sono tutti morti, perché Beh, perché stravinsky. diciamo non possiamo noi parlare almeno una volta a puntata di un morto, non possiamo Di un parlare. morto, Allora, capito? giustamente, Stravinsky. scegliamo compleanni di Ma gente che è sono. morta anche. Ma giusto, stiamo parlando di gente che è nata nel 1882, cioè, ma che sta succedendo? Io Era, mi ma sarei pure un po' sare, preoccupato a vederli ancora vivi. sarebbe stato quello preoccupante il contrario, in effetti. capito? Il terzo, invece, non è tanto steampunk, diciamo, questo è un omaggio che abbiamo voluto inserire perché era proprio necessario per noi amanti del cinema, dell'horror e di tanti altri generi. Ma oggi è la ricorrenza della nascita del compleanno di Lucio Fulci, che è un Lucio grandissimo Fulci. regista. Lucio Fulci, che è regista che ha trovato il suo completamento nell'horror, ma che si era dedicato al fantasy, alla fantascienza, aveva fatto delle versioni italiane di film famosi. Tra poco ne vedremo una che era la sua versione di Conan il Barbaro, che diciamo che non era il suo lavoro migliore. Però poi invece scopre l'horror. Si dedica all'horror e lì cambia completamente, riesce a creare dei capolavori allucinanti e riuscirà a diventare un punto di riferimento per tantissimi registi, tra cui diventerà una delle massime aspirazioni di Quentin Tarantino, che lo omaggerà più volte nei suoi film. In Kill Bill è proprio un omaggio continuo a lui. La scena della battaglia con gli 88 colli e con Gogo, la ragazzina, la Lolita giapponese. Ci sono delle scene in cui lui ricrea quasi esattamente il film del maestro. E non è stato l'unico, perché tanti altri registi l'hanno omaggiato in mille modi, insomma. E quindi ci pareva proprio, era proprio inevitabile fargli un omaggio e tutto quanto così. Come E diceva abbiamo lui citato anche, lui dice, mi riconosceranno tra 10 anni alla mia morte, mi riconosceranno come successe per Hitchcock. E in effetti, diciamo che Esatto, e sono quelle effettivamente era persone così. che stavano talmente comunque avanti, no? Per cui molte cose sì, sono state apprezzate nel momento, ma dopo vengono apprezzate No, ancora di è vero, più cioè, ma poi, piano piano, insomma. tra le varie cose, i vari omaggi, insomma, c'è il film di L'Implacabile, tratto dal romanzo di Running Man di Stephen King, che ricalca esattamente un suo film che è I Guerrieri dell'anno 2072, che era ambientato in un futuro post-apocalittico, distopico, scusate, non post-apocalittico, in cui gli esseri umani dovevano partecipare a questi giochi in diretta. E venivano usati i fotomontaggi, esattamente poi quello che hanno rifatto con l'Implacabile. Ma questo è soltanto uno dei tanti omaggi che hai ricevuto. Io però. Oh, buonasera, Shock! Aspetta, c'è una cosa per Shaq. Baby Ce l'hai? shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark baby shark do 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 me la stavo preparando da una settimana. Detto no, se lo becco gliela Capito. faccio. Io non lo posso controllare queste cose, lo sapete, cioè, quando siamo online non c'ho più potere su Ne certe approfitto che non siamo vicini dal vivo perché sennò mi avrebbe già picchiato Esatto. Shaq. No, in realtà a me sta canzone piace, devo A me manda dirti che ho quota da adesso, bambina. poi ti rimane in testa, lo sai, no? È stata una delle cose più. Dangaro giustamente dice che gli facciamo conoscere tante gente nuova, È morta, morta, però. esatto. Tanta gente è morta, un po' come un po' la Sesto Senso praticamente. Va bene. Senti, allora, vai, io direi facciamo l'omaggio al maestro facendo vedere uno dei film meno riusciti, che ti ho messo il link nel nostro calderone nascosto. E stiamo per vedere un film che si chiama Conquest, che è la versione di Lucio Fulci di Conan il Barbaro. Di cui Che voi vedremo tutto il direte? film. No, no, sono Di dato un cui vedremo pezzetto. tutto il film. Ma E un po'. allora, sarò sincero, non l'ho visto, l'ho scoperto ultimamente e ho detto è una perla che va condivisa con tutti quanti. E
Dura un minuto. Vediamolo. Vediamo, dura un minuto, tanto è un trailer. Di cui la metà poi sono scritte al neon che appaiono, che vengono verso gli spettatori. Quindi... Esatto. Fantastici effetti speciali dell'epoca. Queste grafiche venivano fatte con l'aerografo davvero, cioè queste grafiche erano pazzesche. Tiè, guarda che roba! sì, no, è vero, i volisti erano impressionanti. Erano... Mi ricordo a un Fanta Festival di qualche anno fa incontrai uno dei titolisti più famosi di Hollywood, ovviamente adesso come non no, ormai come nome. No, ricordo. E... Ti ricordi? Sì, vero, stavamo insieme. Stavamo insieme, lì, a Fanta Festival. E c'era lui che spiegava come aveva fatto i titoli, che era di Guerre Stellari. Di Star Wars, sì, aveva fatto tutti i titoli di Star Wars. Mazza, che genio. E tutti quanti a mano erano praticamente, cioè sì, era tutta quanta grafica manuale. Insomma, qui nel frattempo state vedendo delle scene... Cioè che è un misto tra Attila, sì. Tipo Attila serio però. No, esatto, vabbè, questo sì, è fantastico. Che perché spettacolo. Il film è serio, nonostante l'arco che spara i lanci no, laser. L'arco, raga, è geniale. Ma vuoi mettere, cioè, ma vuoi mettere questa cosa qui? È meravigliosa. Cioè. E questo è Conquest, quindi, diretto da Lucio Pulci, quindi va uno bene, spettacolo, va bene. Uno spettacolo. No, vabbè, veramente, se vi capita, andate a vedere tanti film di Pucci, L'Aldilà e tanti altri, perché Un gatto nel cervello, perché sono veramente dei capolavori. Allora, invece noi andiamo un po' avanti, la dirò un po' lunga, perché stiamo aspettando il nostro ospite che dovrebbe arrivare a breve. Esatto. E andiamo avanti un po' con le ricorrenze, perché nel 1885, il 17 giugno, sono successe diverse cose. Allora, no, il 17 giugno in generale. Nell'85 la Statua della Libertà arriva a New York. Perché tanti non sanno che la Statua della Libertà è il simbolo dell'America e tutto quanto. Ma non è americana, manco per niente. Non è americana, cioè viene da Parigi. Perché chi fece la Statua della Libertà? Chi ha fatta? Chi ha fatta? I fratelli Eiffel. Ti ricorda qualcosa? Con quello che gli è avanzato dalla Torre Eiffel. Dai. Che ci facciamo? Ma che ne so, fai... Deve essere una torre così, ma facciamola in stile meccano, capito? Cioè, sì. E col resto ci facciamo... vedi, poi torna tutto, perché anche la Statua della Libertà stava su Ghostbusters, sul 2. Esatto, esatto. No, Chuck, quella non era, non era l'era dei vichinghi di Kung Fury, anche se avrei voluto abbastanza rivedere quella scena, perché comunque merita sempre Kung Fury. Un giorno proporrò la visione di Kung Fury, in diretta, mezz'ora, sì, in diretta, col commento, col commento io nostro vorrei, e però, del pubblico. Io in realtà vorrei la versione, il diretto scat di Kung Fury in cui i dinosauri vengono sconfitti da Albano Carrisi. Ma là io non faranno tipo Albano Nado, qualcosa del genere. Non so, qualcosa di... Albano Park, qualcosa del Albano genere. Albano Park, beh, lo faremo. Ci informeremo sulla questione dei diritti e poi vediamo. Allora... Poi andiamo avanti. Questa è proprio steampunk, Giordano, sta notizia, perché è proprio uno un sacco steampunk. Uno dei personaggi chiave del mondo steampunk è Amelia Earhart, che era una pilota donna che fece una traversata senza scalo in solitario, non mi ricordo quale tragitto, una traversata enorme, mai fatta, mai compiuta, soprattutto da una donna, perché i piloti donna erano praticamente inesistenti prima di lei. E guarda un po', oggi è il giorno in cui è decollata. Hai capito? Vedi? Cioè, un'altra ricorrenza. Questo tutto senza farlo apposta. Tutto si torna. Incastrano tutti i pezzi uno dietro l'altro così. Altra ricorrenza, andiamo avanti. Perché? Ah no, questa no. Questa la diciamo dopo insieme al nostro ospite. Però ci sono poi invece due ricorrenze sportive che... Diciamo che sono legate a FIFA, perché non sapevo, queste non erano solite lo Stipa, ma nel 1970
c'è stata la famosa partita d'Italia-Germania finita 4-3, dove l'Italia diventa campione del mondo e tutti quanti avremmo visto quella scena. Ci hanno fatto i film pure su... Hanno fatto esatto per tutto. E poi invece nel 2001, magari non era Coppa del Mondo, ma c'è stato il terzo scudetto della Roma. E mi pareva giusto dirlo. Che diciamo che... Per chi è simpatizzante. Perché siamo un po' simpatizzanti per la Roma. Ma però va bene, poco. Ma ultimamente dei nerd, gente, hanno riscoperto anche la passione per il calcio. Noi soltanto quando si tratta di queste. Ah sì, allora solo per andare a fare casino. Io infatti ho seguito la Roma solo quell'anno solo perché c'era la festa. Poi dopo non ricordo neanche chi gioca adesso. Piccolo excursus dallo Steampunk, ma volevo proprio dire una cosa: che le squadre di esport, soprattutto legate a FIFA, stanno aumentando tantissimo. Quindi, ragazzi, se siete giocatori di FIFA, cominciate a pensare a valutate l'e-sport, perché l'e-sport, ricordiamo, perché proprio poche settimane fa c'è stata proprio la selezione per la squadra di FIFA della Roma, che se non ricordo male è stata vinta da un ragazzetto, cioè giovanissimo, che adesso risulta tesserato come un giocatore di Serie A. Capito? Quindi... anche perché l'e-sport, ricordiamo, brevissima parentesi sull'e-sport, vediamo che comunque l'e-sport non ha ancora preso, soprattutto da noi qua in Italia, la forma giusta, cioè è ancora qualcosa che sta in crescita e che piano piano crescerà ancora per un po' di tempo l'e-sport, quindi sì. È un campo che si sta affacciando anche il CONI, si stanno affacciando una serie di realtà pure che sono ufficiali, quindi... Anche perché ancora non è regolamentato. Perché non è regolamentato, ma in realtà tra un po' trasborderà di pubblico, perché chiaramente è sempre più seguito e quindi giustamente sì, aumenterà. Shaq, che su queste cose è più esperto di noi, perché ora, ne parla infatti, molto ragione. Spesso nelle sue dirette, cioè, giustamente dice che era ora, insomma, perché tutto il mondo si sta adeguando, tutta l'Asia soprattutto, ormai già a degli atleti, perché sono ufficialmente atleti, anche sono degli atleti anche fuori forma, proprio anche completamente fuori forma, non è più un problema. cosa c'è di meglio per noi poltroni che fare sport stando tranquillamente seduti al computer esatto. A giocare. Quindi, allora, Daniel, ti avete sentito dello scandalo in Formula 1 del pilota che ha pagato un pilota di Formula 1 Sport per giocare al posto suo? No, non lo sapevo. Cioè, nemmeno è partito l'esport, già partono le truffe. Beh, come minimo, chiaramente. Però se vi ricordate, su Twitch, agli albori di Twitch... era pieno di procaci ragazze che erano mezze nude, fingevano di giocare mentre c'era qualcuno che giocava al posto loro. Sì, ma pure quella è stata proprio una bufala, eh. Cioè, non lei, sì, non la ragazza, intendo la bufala, non nel senso come ragazza, concetto. Sì, vabbè, però infatti grazie a quello abbiamo delle norme su Twitch molto più strette sono arrivate, insomma, dopo casi del genere. Anche per pareggiare, allora, per essere un po' più ad armi pari con me, certe ragazze streamer che esagerano un pochetto e non danno più manco neanche troppi contenuti poi alla fine, perché poi dopo diventa un'altra cosa, non è più streaming dei videogiochi, ma quello no. È un altro... Ci sono altri siti per fare quella roba. Sì, ma infatti... Allora, sempre Langer, queste cose, vedi, segnalacele, perché vedi, queste non le conoscevo, ma è uscito un po' il discorso così, quindi non eravamo preparati, però finse di giocare a FC per trasmettere un incontro reale. No, non lo conoscevo, però sapevo che c'era, ci sono stati sempre parecchi problemi con le trasmissioni di incontri tipo UFC, K1, Vale Todo, tutto quanto, quindi non mi stupisce che qualcuno abbia inventato questa cosa, certo... Non so come sperava poi di farsene accorgere. Ma però, diciamo che tante volte la gente ha un'idea fantastica, però dovrebbe pensare anche un po' alle conseguenze. E che si lasciano trasportare un po' dall'entusiasmo, magari non pensano troppo alle conseguenze. No, ci lasciano fare. Senti, le cose ma torniamo a parlare un po' di Steampunk. Esatto, torniamo un attimo in argomento. Questa serata.
Allora, steampunk, perché si chiama steampunk? Abbiamo già detto che ha a che fare col vapore, steam, punk perché è un sottogenere che nasce dal cyberpunk, dai romanzi di William Gibson, e addirittura pare che proprio sì, William Gibson, il padre del cyberpunk, sia stato tra il creatore involontario perché, di questa nuova sottocultura, col racconto che si chiama La macchina della realtà. Poi in realtà però il termine proprio steampunk poi venne utilizzato per la prima volta da Paul Di Filippo, un altro scrittore che nella sua trilogia lo chiamò proprio steampunk per la prima volta. Prima abbiamo nominato però Alice, perché Alice Alice. non nasce come steampunk, No, diciamo che e è uno di quei ovviamente romanzi che non sono è stati esatto, assoggettati e prima. presi un po' di lato, di profilo per qualche cosa, però diciamo Esatto. si prende la parte. Quali altri sono le cose che sono state poi prese e infilate nel calderone dello steampunk? A me la prima che viene in mente è Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes Allora, nel frattempo il nostro ospite è arrivato, quindi quando vuoi Ok, allora adesso comincio possiamo a invitarlo. preparare. Potrebbe succedere qualsiasi cosa, qui Allora, sì, tanto mi infatti ragazzi, vi preparo. No, avvertiamo, vi magari è comunichiamo. buono, così ne parliamo un attimo anche con lui. Però diciamo che il concetto è Esatto. stato che cioè lo steampunk sono stati presi per riferimento. Poi, punto, dopo che torniamo un attimo a come era nata la faccenda, no? Torniamo un attimo a quello, diciamo, prima del Comic Con, di come era uscito fuori o Wild Wild West. Dopo quello si è un po' allargato il raggio, no? E quindi si è cominciato a prendere più la cultura, quella dei romanzi d'avventura, romanzi, e soprattutto c'è stata pure la parte un po' gothic, cioè ovvero per l'appunto la parte di, ad esempio, Alice, no? Che Alice c'è sempre avuto quell'avventura così onirica particolare, che era particolare all'epoca e continua a essere ancora particolare adesso, quindi, no? Ovviamente diciamo, la novella iniziale è quella originale di Carol, e non tanto il Sì, beh, rifacimento della Disney, che diciamo che è stato abbastanza fedele, ma chiaramente poi non ha avuto. Leggendo poi il libro, in realtà sì, chiaramente c'è la storia molto più articolata. Anche se comunque si tratta sempre di una cosa per ragazzi, diciamolo. ma no, io volevo dire, frattempo, scusate se mi vedete distratto, non mi sto facendo gli affari miei, ma stiamo Stiamo comunicando con comunicando, sì, l'ospite esatto. per allora, un attimo solo, intanto, stavo dicendo che non è stato l'unico Alice, perché ad esempio la stessa sorte è toccata ai romanzi d'avventura, appunto tipo 20.000 leghe sotto i mari. È uno dei romanzi che viene proprio utilizzato per far capire subito quel tipo di ambientazione. Generalmente si Certo. tratta tutto quanto di romanzi ambientati nel periodo del colonialesi, delle colonie, diciamo così, stiamo facendo una scena alla Boris tipo gioielliere, Il colonialesimo, Kinder. il Il colonialesimo, colonialismo. colonialismo, infatti io quello stavo dicendo, no, ero distratto perché ti sto mandando Sì, lo so, il perché noi link stiamo parlando, ma in background stiamo facendo altre cose, quindi abbiamo un po' di pazienza. Perché? faccio prima a chiedervi scusa un secondo. Esatto, perché adesso dobbiamo comunicare un secondo con l'ospite della serata, e Ok, ovviamente dateci qualche minuto. allora vediamo se riusciamo a mandarvi il link della conversazione. Io non ci riesco, Gio, ci Ok. Riesce a fare un copia e incolla di un link? non so dove devo prenderlo, aiuto. Te l'ho mandato su cosa? Te l'ho mandato? Dove me l'hai mandato? Su WhatsApp? Eh sì. Ok. Bravo. Ok, perfetto. Allora, lo prendo e lo pagai. Adesso. Allora. Ero entrato un attimo nel pallone, va È perfetto. bene? No, perché tanto parlando di steampunk. Guarda, fosse stata la serata cyberpunk era peggio, no? Perché diceva, ma no, perché è ultra tecnologia o fantascienza, tipo, e che quelli vanno, sparano i razzi su Marte, no? E noi riusciamo a No, fare un ma copia e incolla da WhatsApp, no? Però diciamo che. allora, Giordano, io ho È scoperto che il noi vero siamo boomer, ti significato del ricordo, noi nome della siamo. nostra trasmissione. Esatto.
Questo noi Vediamo. dovevamo chiamarla Nerd Boomerage. Boomer, no Nerd Age, Boomer Age, bravo. Boomerage, esatto. Sai che nemmeno suona così Non male. suona manco male, quasi quasi cambiamo. Che cacchio ne fa? Vabbè, dalla Boomerage. settimana prossima sarà Boomer Esatto, Age. il nerd per anziani. Vabbè, io in realtà anche Nerd Age lo vedo un po' come l'età della pietra. Noi siamo dei nerd dell'età della pietra. Esatto, Siamo vecchi, pure, capito? sì. Quindi nel frattempo, vediamo se. Ok, dovrebbe, il nostro ospite dovrebbe arrivare a breve. Vediamo un Okay. attimo. Vediamo. Vediamo se riusciamo a fare questo summon. Ma guarda, no, Dangaro, proprio dire proprio vecchi, perché No, no, sì, esatto, no, proprio vecchio, ormai siamo per citare arrivati. Schwarzenegger in un film di Terminator, che diceva sempre vecchio ma non obsoleto, ricordate, c'è una grossa differenza, capito? Piacerebbe. Vabbè, uno fa quello che può, Ma sì, ma insomma. sì, noi facciamo questo, ovviamente. No. Del resto hanno Allora. fatto. C'è sta nonna Skyrim. Ti ricordo che su Ah, è vero Skyrim che. è stato fatto il personaggio della Allora, nonna che guarda, mi gioca su Skyrim. dice l'ospite che aspetta l'approvazione. Va Cioè. bene. Vediamo un po'. Io non lo vedo proprio. Non lo Usiamo vediamo questo l'ospite. fantastico Zoom, ma non mi soddisfa. Cioè, è troppo giovane come programma. E pare sì, Vediamo Dangaro, un po' pare che sì che esce. nonna Skyrim si sia presa una pausa. Forse per me forse non le è piaciuto troppo Elder Scrolls Online, forse come a tanti. Diciamo che potrebbe essere. Si sta preparando forse per Elder Scrolls 6, hai visto mai? Ma no, io in realtà ho sentito, ho letto che si è ritirata perché è stata trattata malissimo Ah, dai sì? fan, è stata attaccata. Ah, Sì, è vero, quindi se n'è ha andata. avuto dei problemi con i fan perché sono diventati troppo aggressivi. Allora, aspetta un attimo, vediamo perché dice, intanto gli diamo un indizio, Max, il nostro ospite. Dice che va approvata il suo accesso, ma io non vedo proprio Non vediamo l'accesso, quindi. dove questo stia accadendo. Vediamo un attimino se ci riusciamo. Forse qui. Vediamo un attimo. Attenzione, reaction no, partecipanti. Eccolo qui. Eccolo qui. È Ci dovremmo. apparso? Ci dovremmo essere, sì, è Eccoci apparso, è qua. stato, eccolo, eccoci qui. Siamo Allora, questa apparso, sera, se siete apparsi. Siete ci apparsi, ovviamente siamo, vi ci ho. siamo? Ci siete, io vi Ok. sto rinquadrando, perfetto. E quindi Ah, ok, buonasera, vedi, così Max. va Abbi benissimo. pazienza se abbiamo un po' di problemi tecnici. Ma del resto, Va come dicevamo, per benissimo. l'appunto, magari tu stavi impiccandoti, facendo anche tu dei copia e incolla strani con i vari codici, siamo un po' boomer noi, quindi diciamo che anzi che riusciamo a mandare uno streaming avanti e non dobbiamo fare qualche altra Esatto. cosa, no? No? Che pensiamo di Allora, stare in guarda, noi questa televisione, sera capisci? presi dal momento un attimino di panico per il collegamento, non ti abbiamo presentato perché volevamo fare una cosa un po' più a effetto. Mi sembra E lo giusto. faremo adesso. Vai. Ragazzi, il nostro ospite che abbiamo citato più volte è Max Pinucci, Max Pinucci. perché stasera parliamo di Steampunk. Quindi, Max Pinucci, perché ti abbiamo invitato questa sera, Max? L'abbiamo Lo vuoi dire inventato, ci tu? stava male però, eh. L'abbiamo Ti abbiamo inventato. inventato, non era male, molto Steampunk. steampunk come concetto. Allora, dai, facciamo così. Diamo un indizio. Una Vai. delle ricorrenze di quest'oggi, che abbiamo detto che l'abbiamo saltata prima perché ce la siamo tenuta in caldo per questo momento, ha a che fare con un dirigibile. Perché nel 1905 prendeva il volo da Schio l'aeronave Italia, che è stato il primo dirigibile italiano della storia. Adesso le opzioni sono due.
Max è un pilota di dirigibili o comunque ha qualcosa a che fare con dirigibile, Guarda, in chat l'hanno sgamato tipo 5 minuti lasciamo fa, l'hanno mentre sgamato parlavi, proprio l'hanno già tu, sgamato, accidenti, cioè... velocità. Vedi, va bene, Tu uno non può parlavi, entrare così nella chat svuota, ogni svuota la tanto. cache Vabbè, e cercati. ragazzi, io stavo facendo altre Vabbè, cose. Eh sì, dai. ebbene sì, Max è il creatore di Airship, questo Northvolt Quest Game. È questo gioco che è in questi giorni su Kickstarter, che si lega perfettamente all'ambientazione steampunk, perché ovviamente lui fa, poi ce lo spiegherà meglio, fa riferimento a fatti reali. A noi stasera parlavo un po' più della parte fantastica, ma le due realtà riescono perfettamente a coesistere. Ah Max, sì, vai, veramente. ho parlato anche troppo stasera. Aspettavo, volevo sentire cosa avresti avuto da dire. Ma no, ma parla tranquillo, non ti preoccupare, lascialo. Sempre curioso No, no, essere, Tu ricorda una essere cosa, Kinder interrogato. è sempre come quando facevamo le interrogazioni a scuola, cioè lui parla e fino a che non lo stoppi perché in realtà non sa l'argomento, quindi vai tranquillamente. Esatto. Guarda, se Ho quando comincio a capito. parlare della barbabietola da zucchero vuol dire che sono Esatto. vicino alla fine. Napoleone, quindi vai avanti, vai, parti tu così. Con Che ti stai bevendo di buono, Max? un buon Porto Sandeman, dai, ci stava Mamma mia, tutto, nel senso così, ci stava è tutto, ci stava abbastanza, tutto. steam anche Sì. Sandeman. Allora, dunque, cosa posso dire di dirigibili? Parti dall'inizio. Vi racconto Allora, una cosa raccontaci un curiosa. po' di te, dai. Vi racconto una cosa curiosa, che io non sapevo niente di dirigibili, cioè sapevo che c'era l'Hindenburg che era bruciato, sapevo che l'Italia era caduta nel suo ritorno dal polo nel 28, basta. Tutto il resto erano Fine. aeroplani, aeroplani, aeroplani di tutti i tipi. Io sono un pilota, ho un biplano con cui vado in giro, molto poco lontano, perché insomma già volarci è una cosa Tu impegnativa. hai un biplano? Un biplano, sì, Ma dai. un biplano inglese che ha una sigla bellissima, si Ma chiama che figata, Corsair ma un a biplano. pelo lungo o a pelo Sierra Yankee. corto? E quello è l'Alano, Pelo... quello è l'Alano, Kinder. Invece lui è. Ah, Il biplano non è un Alano a due teste, ma è una cosa che vola. Farebbe molto comodo con la tangenziale qua a Roma. Che dipende. sicuramente consuma più consuma meno l'Alano del mio biplano. Per quanto l'Alano, insomma. La lavagna, Sì. Bene, allora, insomma, io avevo questa grande passione per gli aerei da sempre. E la cosa curiosa è che ovviamente ero cosa curiosa è che nessuno nella mia famiglia ha mai volato, quindi erano tutti preoccupatissimi. Io invece ero appassionato di aerei. Poi un giorno, facendo una fiera di aerei, perché tra l'altro non so se posso raccontare, ma io progetto aerei. Quindi Certo. Guarda, oltre allora, che essere se non appassionato, sono parolacce, più o meno si può ci dire saremmo qualsiasi arrivati, cosa. però hai fatto bene. Quindi in pratica un giorno ero in una bellissima città dal nome impronunciabile che si chiama Friedrichshafen, che altro non è che la casa dove è nato il conte Ferdinand von Zeppelin. Ero Ma laggiù e dai, ma è sono entrato nel fantastico. museo. Bellissimo, questo Fantastico, museo, cioè favoloso. nessuna persona, tutte le persone appassionate di aerei, tutte le persone appassionate di dirigibili e ovviamente meta obbligata per tutti gli steampunker, è il più bello museo di dirigibili al mondo. Quindi sono andato lì e sono guardato questi oggetti incredibili, queste foto, perché non è rimasto più nulla. Sono rimaste soltanto piccole parti, sono un po' come i dinosauri dell'aviazione. Ah Sono sì? delle ossa, dei pezzettini qua, delle uova, ma non esiste nessun dinosauro. Perché si E quindi io riproducono anche da soli, riuscii. quindi, i dirigibili. Come? Si riproducono anche da soli, quindi, No, sono stati estinti i dai topi dirigibili. aeroplani. I topi Beh, pensa aeroplani gli te. hanno mangiato le uova. Che E mondo in fantastico pratica in cui vivi. Ti esco da invidio molto. questo entro nel bookshop e chiedo: avete un libro? Avete dei poster sui dirigibili? No. Qualche tavola? No. Qualche disegno tecnico? No, abbiamo i libri. Abbiamo solo dei ricordi, più o meno è fatto così, no? Te lo dicono a Me lo voce. faccio da solo, dai. Esatto. Sono andato a casa, perché facendo tante illustrazioni per gli aerei, ho detto voglio fare una bella illustrazione. Ho fatto una bella illustrazione, poi due, poi tre, poi quattro. Poi alla fine le ho messe su Facebook, come facciamo tutti, poi alla fine si cade Chiaro. sempre lì. Ho ricevuto dei bei messaggi di incoraggiamento. Uno in particolare mi diceva: disegni bellissimi, sono completamente sbagliati. Ecco.
Benvenuto nel mondo di internet. Ricordo un po' Kickstarter, ecco. Esatto. Ricordo Kickstarter. Allora, cosa ha fatto? Boh, come sapete, la prima cosa si tende a restituire subito lo schiaffo, no? Stavo per scrivere malissimo contro il tipo, però ho detto prima, vediamo chi è questo signore. Ho googolato Andreas Horn e alla fine è venuto fuori che è uno dei più grandi esperti di dirigibili al mondo. Quindi avevo due possibilità. Se lo mandavo a quel paese, era un uomo finito. Sì. L'alternativa era chiedere dove abitava. Mi ha detto che abitava a Basilea. Ho detto, posso venire a trovarti? Sì. Quindi ho preso l'auto e sono andato a Basilea. E ho fatto una full immersion con questo signore. E quando sono uscito ho capito che aveva ragione lui. Era un lavoro sbagliato il mio. Dovevo partire in maniera più strutturata. Allora, mi sono diciamo che comunque lui non era proprio abile nell'esprimersi, perché magari voleva solo darti un consiglio, invece si è dato è partito col polemicone, invece voleva solamente dare un consiglio. Come da noi c'era scritto ingegnere chi legge sul muro alla facoltà e trovarsi un ingegnere come, diciamo, come relatore di questo mio lavoro è stato da una parte una grande opportunità, dall'altra è stata una punizione divina, perché questo qui non riuscivo mai come ti posso dire, non riuscivo mai a imbrogliarlo sul mio lavoro. Uh-huh. E poi sì, è una persona fantastica, perché non è che diceva è sbagliato, ah ma che belle tafole che aspetta, perché ovviamente non è che diceva è sbagliato, prendeva il volume numero 44 della sua enorme libreria, uh-huh, dice sì, effettivamente vedi il timone, non è proprio così, qui c'è, ci sono quattro costole, non cinque. Comunque bello, è bellissimo. No, il motore è così, cioè una tortura. Risultato, ho detto Andrea, facciamo il più bel libro sui dirigibili mai fatto. Io sono bravo a disegnarli, tu sei bravo a raccontarli, tecnicamente facciamolo. E Andrea, ovviamente, che era una persona seria, ha detto guarda, io però sui dirigibili americani non saprei esprimermi, quindi ci vorrebbe Dan Grossman, si chiama Dan Grossman, e per i russi Sergei Bendin. E lui aveva tutti questi contatti così, giustamente, cioè, aveva tutti il cellulare, no? come io chiamo Kinder, lui chiama... Esattamente. No? E quindi nel giro di... Aspetta, perché la cosa curiosa è arrivata dopo. Nel giro di un mese avevamo messo su un team internazionale bellissimo, gente fantastica, ovviamente devo molto a loro, perché praticamente io sono passato da, come si dice, non è un esperto, non è chissà, ma è chi vuol sapere. Quindi uh-huh, se ti metti in una condizione che vuoi conoscere, sei un esperto a prescindere. Un esperto è una cosa dinamica, non è una cosa statica. Quindi un esperto, certo, comunque è una persona che comunque ha curiosità e impara, no? Quindi esatto, con e curiosità impara, sempre non, crescente. E non sai niente, e come diceva qualcuno, Socrate, io sono di non sapere, più vai avanti e peggio è. Se all'inizio sei incosciente, verso alla fine del tuo percorso ti rendi conto che qualunque cosa sai non è sufficiente. E quindi insomma siamo andati avanti. Che anche lì, ti ricordo le battute in campo accademico nella facoltà di filosofia, no? Che si dice che si laureano dicendo di non sapere. Certo, e quindi certo, 110 sì, lode via fuori. E no, laurea. Ah. I miei ma sono accademico. Esatto, io so di non sapere. Bene, perfetto, 110 lode. Io sono più cattivo. Quindi insomma, risultato. Abbiamo fatto questo libro che all'improvviso ci è esploso in mano. Cioè, da 1, 2, 5, 10, 5 nazioni, 20, 30 nazioni. A un certo punto questa cosa, anche perché me lo sono autoprodotto, perché ovviamente nessun editore aveva il coraggio di fare un libro grande come un dirigibile, e nessuno, non è troppo grande, troppo pesante, no, sai quanto costa spedirlo? No, ma figurati, è una nicchia, ma sono poche persone. Guarda, l'ultimo libro ne ho vendute 35 copie. Io ho messo dei soldi, era un periodo buono, non era come adesso, ho messo dei soldi su questo gioco e alla fine abbiamo fatto girare un 40-50 mila euro di libri in giro per il mondo. Quindi parliamo di quanti anni fa che non ho seguito. Allora, questo è 5 anni fa, non più. 5 anni, io sono okay. 10 anni che ma sono. Guarda, io. Questa la tua avventura è sorta fuori 10 anni fa più o meno. Quello che raccontavo. Io ho visto le foto del libro, dell'edizione speciale, tutta bellissima, una confezione in legno inciso e tutto quanto.
e in realtà chiamarlo libro è molto riduttivo, perché è quasi un oggetto da arredamento, cioè è una di quelle cose che puoi tenere esposte in sala e fa la sua bella figura. Cioè. Fa la sua figura. Tu considera che ho ricevuto, tu considera che la prefazione del libro me l'ha scritta Bruce Dickinson degli Iron Maiden. No, ma che figata! Solo per questo! Ma perché? Perché Bruce Dickinson non è soltanto ovviamente un grandissimo musicista e non è nemmeno soltanto un grandissimo pilota. Tenete presente che è anche un grande schermidore. Fa tutto. Ma tutte cose tutte insieme a Bruce Dickinson. Anche, sì, è un grandissimo. È il più grande investitore privato nel più grande dirigibile contemporaneo. Si chiama Erlander in inglese e lui gli ha messo un pacco di soldi privatamente, non a livello aziendale. Quindi questa cosa lo... In più, tra l'altro, nella prefazione bellissima, peraltro, guarda, veramente bella, merita il libro che ha scritto, me l'ha conclusa con la canzone Empire of the Clouds, che parla proprio dell'R101, che è un dirigibile inglese particolarmente sfortunato, che è precipitato al suo, diciamo, volo, diciamo, il primo volo ufficiale, diciamo, come rappresentante della bandiera inglese. Uh-huh. Quindi... Ma che sbaglio o è una cosa che è capitata più... abbastanza spesso questa, allora, cioè, io... sì, nel senso è verissimo. L'unica cosa è che ci siamo scordati questo, che ne si parlava, dicevi prima delle dirigibili Italia del 1905. Beh, tu considera che nel 1862 i dirigibili già volavano a vapore, quindi steampunk perfetto, al 100% steam, veramente belli. E considerate che il primo aereo che ha volato nel 1903. Quindi ha volato qualcosa tipo 40 anni dopo. E dal 1903 i primi aerei affidabili sono arrivati nel 1912, quindi 50 anni dopo. Quindi noi ci siamo dimenticati che per 50 anni l'uomo volava con una cosa che non erano aeroplani. Ma aspetta, certo. Siamo arrivati fino all'Hindenburg nel 1937, quindi ci mettiamo sopra ancora altri 20 anni a questo predominio dei dirigibili, e poi la gente pensa che siano spariti. Ma considerate che il volo più lungo mai fatto nella storia, senza rifornimento nella storia, l'ha fatto un dirigibile della Marina Americana nel 1957. E che nel 62, io sono figlio della Guerra Fredda, nel 62, quando c'erano gli aerei che facevano tre volte la velocità del suono, la Marina Militare Americana aveva gli ZPG-3, che erano dirigibili a 120 metri, bellissimi, con dentro un radar, e li usavano come piattaforme volanti. Quindi noi praticamente siamo persi veramente anni di storia. Noi si pensa che i dirigibili fossero degli oggetti, come dire, inutili, che sono durati lo spazio di un momento. Non abbiamo l'idea, forse guarda, quelli invece della i più grandi ancora credo abbiano l'idea del dirigibile come quello di Indiana Jones, l'ultima crociata. Forse quello è l'unico. È l'unica cosa, l'unico ricordo che uno può avere così al volo di un dirigibile. Io mi chiedo, non conoscendo i costi di gestione di un dirigibile, perché poi, vabbè, ovviamente adesso un aereo può contenere più persone, è più veloce, quello che vogliamo, però c'è stato un fattore scatenante che ha un po' causato la sparizione? Sì. C'è stato il fatto che è iniziato benissimo, hai detto, non so i costi di gestione. Il problema qual è? Più grande è il dirigibile, più è efficiente. Perché? Se più motori monti, più persone vuoi mettere, più struttura gli dai, più certo. Gas devi mettere. Più gas devi mettere, più grande devi farlo. Quello è un loop, va a loop praticamente. Diventa facciamolo ancora più grande. Quello che citavate voi era una cosa, quello di Almerigo da Schio, è il primo italiano, da 38 metri. Hindenburg a 245 metri. È là, è un palazzo praticamente. L'antico da schiera era 1900 è enorme, diventa una sorta di piccola città anche praticamente. Anche lo stoccaggio immagino sia problematico. Sì, tenete presente che dovete fargli una come dire, una casa dirigibile vuota, cioè dentro non ci deve essere un pilone, non ci deve essere una trave, non ci deve essere un problematico, chiaramente. Però tenete presente che ancora esistono queste cose qui. Se andate a Londra, a Cardington, nord di Londra, c'è un hangar bellissimo che è 240 metri per 35, per 35. Ci fanno Dangarot ci sta facendo una domanda tecnica. Dice, si usava l'idrogeno al tempo, al giorno d'oggi, che gas si usa? Nel frattempo, aspetta un secondo, e volevo salutare che è entrato in chat
Vladislav LGBT. Vladislav, baby, don't hurt me. No, quella è un'altra cosa. Va bene, questo è un meme. Lo sapevo, okay. Lo sapevo. me l'ha tirata fuori. Così, Vladislav. Dicevamo, allora, parliamo del gas all'interno dei l'idrogeno è economico come produzione. Però già negli anni 20, dopo i primi incidenti, che l'idrogeno ovviamente sapete che non è un oggetto estremamente facile da maneggiare, e incidenti ce ne sono stati. Durante la Prima Guerra Mondiale la Germania aveva un centinaio di dirigibili e alcuni di loro addirittura, oltre ad essere abbattuti in volo dagli aerei, esplosero per motivi tecnici. Se avete visto qualche film di Indiana Jones, si vedono, tra Indiana Jones il giovane, si vede una scena proprio di un dirigibile che esplode. E niente, già una fuga di gas, proprio una fuga di gas del genere, sono sempre cosa, parlando di decine di migliaia di metri cubi, quindi insomma, ecco. E quindi fu già dagli anni 20 si passò all'elio. I dirigibili americani furono tutti gonfiati in elio dopo che noi gli avevamo riciclato una sofeca, si chiamava Roma, che era un dirigibile 34 italiano, praticamente costruito subito dopo la guerra, che al primo volo, diciamo, ufficiale, lo andarono a appoggiare sulla linea dell'alta tensione e purtroppo ci rimasero in diversi in quell'incidente. Mamma mia! Da quel problema lì decisero di usare l'elio, e l'elio è inerte. E da allora, praticamente, chiaramente ad oggi, gli attuali dirigibili volano tutti ad elio. La cosa interessante è che l'Hindenburg esplose, era stato progettato per l'elio. Però c'è un problema grosso, che l'elio ce l'avevano in particolare gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non c'erano nessuna voglia di dare l'elio ai tedeschi, specialmente in un periodo in cui la Germania significava nazismo. E quindi non glielo detto. E quindi da lì nacque tutta una serie di cose che a tutt'oggi sono interessantissime, di ipotesi legate a attentati, legate a sabotaggi, ma comunque al di là della fiction che si può generare dietro l'Hindenburg è esploso perché l'elio non gliel'hanno dato. Fosse stato pieno di elio, avrebbe fatto quell'incidente. Ma penso quindi... che è fantastico. Infatti, come giustamente ti dice da Angarot, anche una specie di mega palloncino, esatto, che te lo gonfiavano. Eh? Sì, anziché... erano palloncini, soltanto che quando esplodevano facevano un bel casino. I palloncini di 200 metri. Palloncini di... Senti, Max, quindi ci sembra di capire che l'argomento ti piace appena. Insomma, sono 10 anni che fa questa che fa questa roba, diciamo che chiaramente... Purtroppo, Daniele, 5 anni fa di questi 10 anni... la prima cosa che ho pensato è, insomma, io non sono un giocatore di quelli, come possiamo dire, di quelli accorti, ma sono comunque una persona che è nata con i videogame, i primi, è nata è cresciuta a pane e Monopoli, quindi certo. Come tutti siamo partiti sul gioco da tavolo e io volevo un gioco, perché l'idea di arrivare al polo col mio dirigibile mi sembrava una cosa percorribile. Chiaramente poi sono appassionato di mappe, sono appassionato di storia, sono appassionato di come il mondo è cambiato, di quanto si andava a ricercare, sono appassionato di cose come, che so, tutte le spedizioni artiche che sono fallite, per esempio dalla Terror, che adesso va molto di moda, alla Jeannette, a André, gente che... E allora ho detto, facciamo un gioco con i dirigibili sul Polo Nord. Un gioco, e ricordiamo che la scatola è grande 200 metri quadri, se non sbaglio. Che è gonfiata ad elio, per evitare... È gonfiata a elio. È un gioco... si vende poco, però chi ce l'ha... Scherza, perché io ho conosciuto Max qualche settimana fa, proprio legato, la situazione legata proprio al gioco, insomma... E non so se poi questa cosa è stata, non l'ho vista nel Kickstarter, non so se è un piccolo spoiler, ma uno dei progetti iniziali che lui mise sul tavolo era mettere all'interno del Kickstarter un tavolo dedicato al gioco. Qual erano le misure? Erano un paio di metri, sì, non ricordo sì. Era 1,80 m x 90 m. Quindi, diciamo che il ragazzo qui le cose le prende molto sul serio. Era un monolocale, praticamente. Il problema, Daniele, è questo, no? È che, diciamo, il libro che questo libro che è andato a persone fantastiche, e oltre che persone fantastiche, persone, come ti ho detto, a parte che ti posso dire, appunto, il cantante di Iron Maiden,
Dickinson, c'erano altre persone che mi hanno scritto: "Oh, Max, che bel libro, fantastico, sei bellissimo, sai, poi se te lo dico io, insomma, io me ne intendo un pochino. Ah, bello, chi sei tu? John Stevenson. Ah, bene, di cosa ti occupi? Ah, sono un regista. Regista di cosa? Niente, di Kung Fu Panda." Cioè, mi sono trovato all'interno, catapultato, il mio malgrado, certo, perché non avrei mai pensato, dentro un mondo di persone fantastiche, devo dire fantastiche. Poi sono tutti quelli che noi chiamiamo VIP, ma in realtà sono persone di una gentilezza, di una disponibilità, cioè, incredibile. Sono commosso da quanta sta gente mi scrivono, mi contattano, quindi bellissimo. Allora, cosa è successo? Che parlando con Stevenson, per appunto il regista, lui mi ha detto: "Guarda Max, se tu fai un gioco sui dirigibili, io te lo prendo a prescindere, perché soltanto l'idea di una cosa del genere mi fa impazzire." Allora, praticamente ho cominciato a fare delle ricerche e ho scoperto che nel 1896 qualcuno aveva pubblicato un gioco che si chiamava To the North Pole by Airship. Uh-huh. E questa era proprio per voi, la perfetta. Se vedete la copertina, non è steampunk di più. È bellissimo, perché nessuno sapeva cosa c'era al Polo Nord. Non c'era mai stato nessuno. Quindi secondo loro, certo, il Polo Nord c'erano delle montagne aguzze, delle cose bellissime. Quindi si sono inventati anche la location completamente. Tutto, perché non c'era niente. Cioè, ricordi, non so, sulle mappe romane c'era scritto Hic sunt leones, no? Sì, quindi come ci sono i leoni, non so neanche cosa c'è. E lì praticamente è la stessa cosa. E considerate che, peraltro, nonostante tantissima gente, Cook, Peary, Bird, si siano cercati di attribuire la paternità ad essere arrivati al Polo Nord, ufficialmente il primo sorvolo, comunque il primo raggiungimento, diciamo, del Polo Nord è stato fatto da un dirigibile italiano nel 1926, l'unico certificato, perché con gli strumenti di bordo, con i log, certificarono il sorvolo. Quindi è curioso, pensa a questa cosa qua, si pensava a queste cose nella fine dell'Ottocento, in realtà il primo mezzo è stato un dirigibile. Allora, perché non farci un gioco? Il problema qual era? Che io sono pericolosissimo, perché la mia cioè, avendo preso da Andrea Sorn questa mania di grandezza della storia, ho dovuto fare qualcosa che aveva a che fare con la storia, non potevo fare i monopoli. Quindi ho dovuto fare qualcosa che avesse veramente, fosse correlata alla storia. E allora ci è voluto tantissimo, non tanto per fare il gioco in sé, quanto per cercare di dargli un'ambientazione credibile. Allora, ci sono sei dirigibili, questi dirigibili sono tutti esistiti. Ci sono i comandanti, ma questi comandanti hanno nome e cognome, da Umberto Nobile a Roald Amundsen, a tutti i personaggi più famosi. E poi i meccanismi non sono compensati, cioè sono compensati attraverso dei sistemi di compensazione, ma se all'inizio del gioco, distribuendo le carte, ragazzi, vi tocca la Russia, anzi l'Unione Sovietica, è la nazione più sfigata. Se vi tocca la Germania, con un bellissimo Bodensee e Z120, avete la Ferrari dei dirigibili. E quindi la cosa interessante era poi dover studiare, complicatissimo, un meccanismo di post-compensazione che facesse sì che il gioco fosse giocabile anche a chi giocava la Russia o il Giappone, e non soltanto a chi giocava l'Italia o la Germania nel periodo. Quindi è stato un lavoro molto interessante. Come il libro non è nato dalla mia creatività, no, è nato da un'idea e da un gruppo di lavoro, dove hanno partecipato un sacco di persone, semplicemente a titolo, diciamo, di soddisfazione, piacere, divertimento, impegno, che sono in Italia, tanti bravissimi, ma anche in Francia, ma anche in Russia, ma anche in Ucraina, ma anche in Inghilterra, e tutti ci hanno dato il loro piccolo grande contributo. Fino a che un giorno abbiamo pensato che andare su Kickstarter potrebbe essere un'idea. Perché il problema grosso è che il libro me lo sono autoprodotto, ma sono cose che riesco a padroneggiare. Il gioco ha tutta una serie di componenti, perché gli stampi... Beh, chiaramente, c'è bisogno di tante tipologie anche di persone che hanno, no, diverse competenze anche, perché insomma è un gioco sempre più complesso. Esatto, per prima parlavi del libro, ovviamente tu hai potuto sviluppare quel libro grazie alle tue capacità di disegno e quelle conoscenze tecniche del tuo sogno. Stessa cosa serve per un gioco, perché un gioco fatto soltanto a livello tecnico non potrebbe poi soddisfare le richieste di un giocatore. Quindi come avete risolto questa cosa? A parte che sì, con l'utilizzo di uno staff e tutto quanto, avete creato appunto questa famiglia allargata, da quello che mi raccontavi, e è uscito fuori il gioco. Ci vuoi parlare un po' adesso proprio del gioco in sé?
Allora, in pratica è un board game, quindi è un tabellone, ma già il tabellone ha una caratteristica. In pratica, il problema più grosso dei dirigibili, sappiamo tutti, era il problema meteorologico. I dirigibili erano molto soggetti a quello che poteva essere un problema meteo, quindi vento, temporali e soprattutto tempeste. La maggior parte dei dirigibili sono stati persi per problemi meteo, fondamentalmente, il 90% per quello. Quindi io non potevo fare un gioco dove non ci fosse una forte componente del meteo, che tra l'altro riporta l'alea a tutti quei problemi di casualità del gioco, che molti gamers ovviamente odiano, perché è sempre, come dire, un po' rischioso questo tasto. Inizialmente eravamo partiti addirittura con un dado meteo che funzionava ad ogni giro, però il dado non piace, e quindi abbiamo alla fine esplicitato un sistema interessante. In pratica, sotto il tabellone gira un disco che ha lo stesso diametro della larghezza del tabellone. Il tabellone ha dei fori. Attraverso questi fori io vedo delle icone che sono sul disco. Il disco viene girato per ogni turno sotto il tabellone, e quindi le icone cambiano dentro questi pozzetti. Ad ogni icona corrisponde un'area, che io ho chiamato l'area meteo, e quest'area meteo è, come nella realtà, occupa degli spazi che possono essere, che so, Atlantico del Nord, che può essere la Scandinavia e la Lapponia, può essere eccetera eccetera, e lì c'è una meteo che cambia però per ogni giro. Di conseguenza cambia per ogni giro, e cambia come cambia la meteo realmente, cioè si sposta da ovest a est. Ora, tutto questo può sembrare complicato, in realtà è un grande aiuto. No. Perché so che se vedo un temporale alla mia sinistra, per capirci mentre gioco, come si fa sul piccolo aeroplano che piloto, se ho un temporale alla sinistra mi arriverà addosso sicuramente, se ce l'ho uno sulla destra non succederà niente. Stessa cosa succede nel gioco, alla seconda volta che giochi già ti riesci a destreggiare e ti eviti, diciamo, i disastri peggiori. L'altra cosa che c'è è che se vuoi invece puoi giocare in maniera un pochino più seria, a quel punto hai... Quindi puoi farti un'idea vera delle mappe del gioco. Ero a Lucca Comics settimana scorsa e gli ho promesso di fare il gioco, però non 80 cm per 80, ma 8 metri per 8, e di proiettare le mappe dei venti. 8 metri per 8, è tipo... Qualcosa di presente Marostica, gli stacchi umani, del genere. Max, guarda, te lo dico adesso, ci dobbiamo essere. Cioè. No, spero bene, perché guarda che questa cosa, io sono questi meme, vi faccio tantissimi video. Sempre mappe, sperando che si faccia Lucca Comics quest'anno, però se non è quest'anno, spero che sarà l'anno prossimo, comunque... il giorno in cui sarai da qualche fiera, quando comincerà anche un po' l'attività fieristica, sicuramente verremo a trovarti, chiaramente. Mi l'auguro veramente, anche perché posso parlare di tante bellissime cose. No, anche perché riuscire a giocare su una tavola di 8 metri per 8 è una cosa molto divertente. Vuol dire non te lo puoi mettere in casa sicuramente, no. Già il tavolo da 1,80 m era un problema, no, in casa mia. Però... forse non entra neanche, cioè, è un monolocale, non è un gioco, è un qualcosa di... Ora, tornando un attimo indietro, poi andiamo avanti, ma io ho iniziato a giocare perché tantissimo nei war games, ma non erano war games, diciamo, quelli comprati in scatola, ma noi da piccoli andava di moda a costruirsi i modellini, e allora avevamo tutti i modellini di aerei e di navi. Un amico aveva un salone gigantesco, che è stato veramente 10 metri per 10, con i pavimenti a scacchiera di marmo, perfetto. Allora facevamo questi enormi dispiegamenti di navi, con tutte le regole che ci inventavamo noi su come cercare il sommergibile, che doveva dichiarare dov'era, poi si immergeva, eccetera eccetera. E tutto durava 2-3 giorni, finché la mamma del mio amico si imbestialiva e toglieva tutto. Nessuno ha mai vinto. Che comunque fa parte del gioco quello, cioè era il Deus Ex Machina, no? Quello che succede. Vabbè, no? sul primo Sin City c'era Godzilla e loro c'avevano la mamma. Cioè. Certo, c'era la mamma che c'è tutto, sparigliava tutto e era il terremoto pazzesco. Non era quello che succedeva. Comunque sì, devo dire che è una... È una cosa, allora, veramente, insomma, spettacolare, anzi... Volete vedere qualche immagine? Quello ti stavo appunto chiedendo, adesso ne abbiamo parlato, se volevi mostrare qualche immagine, sì, diciamo, sì, che volentieri. Direi di... Vado così vediamo sia noi, facciamo vedere anche a chi ci sta seguendo. Poi dopo facciamo adesso vedere anche la pagina, perché non l'abbiamo ancora, l'abbiamo solo accennato, ma adesso il gioco
è partito su Kickstarter la campagna per il finanziamento. Noi, sai, adesso ne parliamo con un po' più di calma e sì, abbiamo già pronti i link e tutto quanto. Intanto diamo un'occhiata al gioco. Intanto vediamo i disegni, sì, però, perché okay, se mi abilitate lo screen sharing, faccio partire subito. Allora, non è abilitata ancora. Aspettate, che forse potrebbe essere un problema perché spetta a me questo compito. Vabbè, ho capito, ma vado. Allora monte tutto, eh. Oh, c'è Friotto Bit in chat, fermi tutti. Allora, Friotto Bit, ti presenti. Anzi, no, che allora, Max, allora, tu vabbè che conosci Bruce Dickinson e tutti gli amichetti tuoi, ma Friotto Bit è uno dei nostri più grandi e importanti, diciamo, follower che stanno sulla chat. Quindi diciamo che Free8bit, ti presentiamo Max, e stiamo appunto parlando di Steampunk stasera. Noi vi faccio un po' il capitolo, capisci? Così è importante. Allora, mentre Kinder trova il tasto, qualcuno mi aiuti. Kinder, devi trovare un tasto, dannazione. Allora, non lo so. Devi andare. Ok, fatto, trovato. Campioni del mondo. Ha trovato il tasto favoloso, che è esploso tutto, infatti, allora, adesso. Vedete? Funziona, si vede? Sì, adesso si vede, ti vedi in full screen. Perfetto. E adesso ci dovrai raccontare un po' queste immagini, un pochettino, vediamo quello che allora, c'è, vediamo un po' di foto. Quello dell'800, si vede? Sì, guarda che spettacolo. Sì, avevo trovato delle immagini prima mentre parlavi sul nostro archivio che si chiama Google Immagini. E questo qua invece, sì, questo che vediamo adesso è Eclipse, allora, giustamente, non è quello. Ok, allora vi faccio vedere un attimo il vedete il tabellone ha questi settori e ogni settore vedete questo buco. In realtà dentro il buco si vede l'icona meteo. Qui si vede bene nel lato sinistro e destro, si vedono i punti di aggancio del disco. Il disco funziona come quello di un disco orario, né più né meno. Lo girate fino all'attacca. Ora, per noi maniaci, l'attacca corrisponde a 10 gradi di meridiano, però vediamocene, sono un'attacca. L'attacca cosa fa? Che contemporaneamente sposta in ogni foro l'icona. L'icona praticamente è visibile in questo modo dall'alto, e quindi io vedo l'icona della meteo che corrisponde all'area. 10 gradi è l'informazione per il nerd. 10 gradi è l'informazione per il nerd. Invece una tacca è per il profano che vuole semplicemente giocare e farsi una partitella. Chiaramente, ora, a parte gli scherzi, è chiaro che il nostro obiettivo non era certo quello di complicare il complicabile, era quello di fare una cosa comunque che fosse facile, quindi chiaro, non te ne rendi neanche conto. Però in realtà è interessante perché tu consideri che dietro comunque l'abbiamo fatto assieme a un amico meteorologo, quindi che sa di cosa stiamo parlando, quindi non è casuale. Questo non fa che aumentare il valore proprio dell'esperienza, insomma. Quindi non posso dire niente perché se mi sente faccio la fine con di Andrea Storm, mi dirà no, ma non ho capito niente. Poi tocca chiamare lui, è un casino, bisogna fare una conversazione a 18 persone. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Quindi qui vedete, qui c'è un'icona questa qua che è il vento, quindi significa che in quest'area c'è il vento, qui ci sarà nebbia, qui c'è la pioggia, e quindi io praticamente per ogni area meteo che trovo devo organizzarmi con il dirigibile. Allora, ad ogni azione corrisponde una reazione. Esempio, se io trovo il vento non succede assolutamente niente, se non il fatto che il vento tipicamente mi deriva. Quindi avrò uno strumento di navigazione che è questo, lo vediamo in questa immagine, questo qua. Questo strumento di navigazione non è altro che un righello con tre direzioni, con cinque direzioni. Io utilizzo il righello cercando di andare a dritto come normale, ma il vento, nel caso dovesse uscire attraverso questa specie di trottola che mi indicherà la direzione, che può essere una direzione, come dicono i piloti, headwind, cioè un vento che mi arriva di fronte, un tailwind che mi arriva di dietro, mi sposterà a destra o a sinistra a seconda del risultato. Ma soprattutto mi potrà spingere in avanti se il vento lo ha in coda, o addirittura rallentarmi se il vento lo avessi davanti. Ma il vento non è terribile, infatti nessun dirigibile è mai precipitato per il vento. La tempesta, allora. Una tempesta mi porta immediatamente via uno di quei pochissimi punti di robustezza strutturale che il dirigibile ha.
in base al dirigibile io posso avere dai 3 ai 4 punti di resistenza. Quindi significa che se mi trovo in un'area temporalesca, ad ogni turno perdo un punto. Quindi prima mi tolgo da lì e meglio è. Di conseguenza, sì, chiaramente nel gioco non potevo escludere un giocatore. Quindi se avessi un dirigibile completamente, cioè scendessi sotto il limite strutturale, la cosa che devo fare è devo atterrare al primo posto possibile e soprattutto aspettare di essere, come dire, salvato. Posso ammarare in acqua o posso atterrare. Ti faccio una domandina volante proprio, visto che stai descrivendo bene tutte quante le varie caratteristiche del gioco. Una cosa non ho ben capito, è un gioco competitivo o cooperativo? Giustamente, siamo partiti di fondo, è un gioco competitivo puro. È competitivo, quindi diciamo, a quanti giocatori più o meno... Allora, al momento puoi giocare da 2 a 6. Al momento perché è previsto un tabellone più grande fino a 8 giocatori, con uno stretch goal per altri 2 giocatori, che devo dire non l'ho messi per avere 8 posti, perché sono tantissimi, quanto per avere la possibilità di dare un po' di visibilità anche alla Francia e alla Spagna, che all'epoca erano due paesi che avevano una bella flotta. Certo. I francesi sapete che se la prendono subito a male, se non li citiamo. Sì, sì. No, ma che siamo mai. Quindi, guarda, stasera li abbiamo citati perché... Per quanto riguarda la creazione della Statua della Libertà, Sì, certo. Quindi diciamo, saluti alla Francia. Saluti alla Francia che ci segue. Quindi è un gioco competitivo, quindi diciamo che si può giocare anche in due, diciamo, chiaramente un minimo di 2 persone. È una competizione comunque che porta per forza di cose a relazionarsi anche con il tuo diciamo avversario. Relazionarsi non in senso collaborativo, ma relazionarsi perché probabilmente dovrai atterrare su una sua base o potrai trovare a essere, come è successo in realtà, a essere soccorso, per esempio, da un nemico. Mm-hmm. E questo non è un problema, è un problema di soldi. Tocca ma pagare. Come hanno fatto i tedeschi con gli americani? Sì. Lo vuoi l'elio? Sì. Tiè, non te lo do l'elio, dai, esplode. Bene, sì. Fantastico. Quando cadde l'Italia al Polo Nord, il giorno del secondo volo al Polo Nord di Nobile, ci fu la più grande operazione di salvataggio al mondo, nel senso che mandarono una quantità di navi che oggi non sono immaginabili, cioè 12-13 navi, una ventina di aerei, insomma stiamo parlando del 1928. Tornando al gioco, questo è un po' il momento che mi piaceva descrivere perché è una delle caratteristiche principali. Ah, questo è interessante, poi peraltro Dangerot mi ha fatto anche una battuta che mi ha fatto ridere, parlando del tuo collega, chiedendosi se fosse il tizio con le due lauree, che è il meme quello... favoloso, magari qualcuno se lo ricorda. Chi non se lo ricorda, vada a recuperare questo fantastico video del meteorologo con le due lauree. Ma dicevamo, quindi in pratica ogni giocatore, quindi in questo gioco, ha una propria flotta. Che cos'ha? Cioè lui può avere... Allora, all'inizio del gioco... Cosa possiedo io? Nel gioco innanzitutto ci sono le 6 carte classiche da pescare. Quindi in base alla carta che hai... Ah, scusate, non ho detto una cosa. 2-6... Ma è possibile anche giocare da soli, non si gioca in realtà, ma è un training mode. Quindi io posso usare anche il tempo per cercare di affinare, diciamo, la mia navigazione. Questo è interessante, anche perché Dangerot ha già chiesto in chat se si può sparare, forse non so. Diciamo che ci sono varie tipologie di utenti in questo momento. No. Dangerot, ci facciamo sempre riconoscere però, eh. Dangerot comunque gioca a Doom, lui nel dubbio. Doom, ci ho giocato tanto anch'io, quindi no, qui siamo nel 24, quindi in realtà però cosa succede? C'è una componente, se volete, chiamiamola bellica nel gioco, no? Perché ci sono delle missioni da compiere e alcune di queste possono essere, i dirigibili vengono utilizzati per missioni militari, ovviamente camuffate da missioni di ricognizione e di esplorazione. Certo. E quindi tante volte, considerate che 15 giorni prima della Seconda Guerra Mondiale, nessuno lo sa, quindi questa è una chicca che vi regalo, 15 giorni prima della Seconda Guerra Mondiale, un dirigibile tedesco, il gemello del Graf Zeppelin, del Hindenburg, che si chiamava Graf Zeppelin 2, fu mandato a fare una crociera attorno all'Inghilterra. Così? In speranza che il ragazzo ne rada. Vaghissimo proprio. Cioè, noi passiamo di qua, così hanno fatto il giro, capito? Il 15 agosto del 39. Questa cosa praticamente si chiama espionage flight, serviva fondamentalmente quello che oggi si chiama intelligence, che si chiama praticamente la contromisure elettroniche. Quindi, no, vabbè, geniale. È un po' tipo la spia che va a portare a spasso il cane dietro la vittima.
Vabbè, poi cosa c'è? Un'altra cosa che io volevo assolutamente, essendo ovviamente una vecchia scuola di biplani, era che la navigazione non fosse una navigazione, diciamo, banale. E allora abbiamo messo degli strumenti di navigazione che sono questi, molto banali, molto semplici. Il ruler, questo righello che vedete, serve a calcolare, per esempio, quanti turni posso giocare prima di dover fare rifornimento. Perché è importante, anche dovendo fare comunque rifornimento, di capire qual è la direzione migliore. Quindi questo qui non viene usato per giocare, viene usato solo per simulare le distanze. Si può fare tutti anche a occhio, ma questo oggetto vi aiuta abbastanza. E poi abbiamo il navigator, che ovviamente è lo strumento principe per muoversi. Quindi io ho un numero di movimenti per ogni dirigibile, e a quel punto andrò a applicare utilizzando il navigator. Semplicemente, ogni dirigibile ha una velocità specifica, 3, 4, dipende da quanto è potente il dirigibile. Posso incrementare questa velocità, ovviamente, come fareste, assumendo il migliore equipaggio del mondo. Quindi io posso, durante il gioco, assumere membri dell'equipaggio. Membri dell'equipaggio mi possono dare: un motorista mi dà più velocità, un navigatore mi dà più autonomia perché riesce a ottimizzare il volo, un meteorologo mi dà la possibilità di sopravvivere al temporale, perché ovviamente a quel punto in qualche modo mi aiuta, mi tutela dalla parte peggiore del temporale. E poi ho addirittura un reporter, un giornalista a bordo, e sapete benissimo che all'epoca i voli venivano finanziati dalla posta, cioè trasportare posta, e dal fare articoli per i giornali, che erano Fantastico. Guarda, in se borsa. vuoi veramente guadagnarti il consenso del pubblico, soprattutto quello di stasera, metti una mod al meteorologo e gli dai due lauree. Va È un bene. po' il meteorologo plus, capito? Che gli dai due lauree. Anche perché qua in chat si stanno fantasticando un po' sul fare abbordaggi tra dirigibili, diciamo, che diciamo, sono andati un po' di Guarda, fantasia. Non so se ti può servire anche come spunto per qualche espansione. Tipo, alla fine lancia il io voglio dire. fiammifero nel metano e esplode, capisci? Guarda, diciamo che ci sarà una probabile espansione, nel senso probabile, perché il stretch goal è abbastanza alto, e visto come stiamo andando, penso proprio che non lo raggiungeremo mai, però è meglio così, perché così lo faremo in un secondo momento. Che è uno stretch goal che prevede di usare i dirigibili in azioni, se non di guerra, diciamo di supremazia aerea nell'Africa centrale. Quindi questa, se qualcuno vuole fare a botte, è Max, una occhio repubblica. sti giorni all'omina all'Africa e alla Sì, supremazia, no, perché non ne parliamo per carità. Non ne è parliamo il momento perché. più sbagliato del mondo. Va bene, va bene. Allora Vabbè, ti se... dico che ce no, n'è no, un'altra scherzo, scherzo, anche ovviamente. in Amazzonia, ma anche lì non so se è caso di nominarla qualche No, Mazzonia, sì. giorno. Allora, Se poi rimane cosa? qualcuno, Senti, perché poi da quelle parti. qui Quindi cosa vediamo. succede? Io... Sì, scusa, scusa, stai ripartito. Vai, vai. Io No, 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 chiedevo, vedevo un po' di volti qui. sì. Facciamo così, diciamo, facciamo finta di intavolare il gioco. Cosa mi dai? Cosa ti do? C'è la carta che decide la nazionalità. Quindi per ogni nazionalità ci sarà mi viene assegnato un dirigibile, che è un dirigibile storico, quindi esistito, di cui tra l'altro nel libro riporto tutti i dati, tutte le storie. Poi mi viene assegnato una nave da carico, perché tipicamente i dirigibili operavano sempre appoggiati dalle navi. Le navi servivano a trasportare equipaggiamenti, servivano a recuperare eventualmente naufraghi, e quindi senza la nave il dirigibile è perso. E quindi ho una nave. Poi avrò a disposizione una plancia di bordo, che è questa qua, ve la faccio vedere subito, questa, eccola, che mi dice le informazioni riguardo al dirigibile, e mi mostra in maniera abbastanza semplice l'autonomia rimanente. Quindi ad ogni giro dovrò ridurre questo indicatore finché non arriverò a zero, a quel punto dovrò per forza fare rifornimento. Avrò poi la possibilità di avere un budget. Questo budget fondamentalmente è calcolato in maniera da non essere sufficiente per potermi permettere di raggiungere il Polo Nord. Il Polo Nord ha uno sbarramento. Io per arrivare allo sbarramento del Polo Nord devo arrivarci con chiamiamolo un budget superiore a quello con cui parto nel gioco, altrimenti non riesco a farlo. E anche questo è legato alla verità, non è che potevo arrivare così al Polo Nord, anche perché se no tutti puntavano dritti al Polo Nord, il gioco durava 10 minuti e Certo. si finiva in una rissa. Allora cosa succede? I giocatori a quel punto devono riuscire a fare i soldi. Come si fa a fare i soldi con un dirigibile?
si noleggia dirigibile per trasportare la posta, per fare missioni militari o per fare addirittura missioni di esplorazione. Cioè, ma come fai proprio le side, le side quest, fai proprio una cosa del genere. Fai le side quest e quindi un po' di side quest, side missions. Esatto, allora, side missions. Le side mission ti vengono imposte parzialmente all'inizio del gioco attraverso una carta missione. Ma non, anche la carta missione non è comunque sufficiente, quindi dovrai aggiungere alla missione che ti viene richiesta almeno probabilmente un altro paio, almeno, per accattare abbastanza soldi. Il gioco, la cosa curiosa è come nella realtà, se io volo a latitudini basse, quindi diciamo Italia, Francia, Europa, anche parte dell'Asia, a latitudini basse riesco a fare dei voli molto remunerativi, perché ovviamente trasporto posta, ci sono le più grandi città. Come comincio a salire di quota, troverò sempre meno città e di conseguenza verrò pagato sempre meno. Però mi daranno dei punti gloria, significa che sono una persona, diciamo, audace, e questi punti audacia mi crescono al crescere con la latitudine. Quando arriverò a fare delle missioni intorno al circolo polare, avrò solo punti gloria e pochissimi soldi. Perché? Perché sennò tutti di nuovo punterebbero. Perché ti sei speso tutto nel frattempo. Quindi diciamo, insomma, comunque la calibrazione anche dell'economia, perché poi è sempre importante nei giochi vedere come funziona l'economia del giocatore, soprattutto diciamo in un gioco di ruolo poi, perché poi il gioco di ruolo è sempre legato molto anche al fattore economico, di come comunque riesci a gestire le tue risorse. Quindi cioè, veramente un fattore strategico importante nel gioco. Perché, insomma, la cosa buffa, Daniele, è che tu, mentre vai avanti, l'obiettivo è quello di accumulare, ti ripeto, questa specie di dote per poter fare l'attacco al polo. Perché al polo devi comprarti una base, devi mandarci una nave e portare il mast, che è il pilone d'ancoraggio. Vediamo se ho un'immagine, una foto o qualcosa del gioco, sicuramente ce l'ho. Scusate un secondo solo. Eccolo qua. Questo è il prototipo, tra l'altro, quindi le proporzioni, questo è ancora quello, il primo prototipo, quindi le proporzioni sono sballate. Però queste che vedete, queste di qua giù, sono i piloni d'ancoraggio, lì si ancoravano i dirigibili prima dell'attacco finale al polo. E quindi questi per esempio sono degli esempi di rotte. Le rotte ovviamente sono state calcolate, ricalcolate, e ancora siamo a cercare di definire quello che è, diciamo, il gameplay, diciamo, assoluto, quello che ci dà la sicurezza di una giocabilità, come dire, certo, una giocabilità fluida, esattamente, senza penalizzare chi storicamente si becca gli sfigati, ecco. allora, cosa succede? La cosa curiosa è che se io faccio missioni a bassa latitudine, quelle diciamo tra le città, ottengo un sacco di soldi, come vedete, e pochissima gloria. E più salgo, ottengo gloria e meno soldi. Attenzione, nessuno accetta per un rifornimento un pagamento in gloria. Quindi, che significa? Okay. Dovete stare molto attenti. Beh, diciamo che funziona come il mondo reale, cioè è tipo la visibilità, esatto. Però si dice, quando fai per la gloria, no, no, dammi i soldi. L'ultimo attacco al polo, sì, a quel punto mi dai io all'ultimo attacco conterò i miei token gloria e i miei token soldi e li metterò sullo stesso piano. Cioè, se avrò i miei token gloria, in quel momento li posso spendere senza problemi per l'ultimo attacco al polo. Ah, ok, no, quindi può funzionare anche la gloria. Però bisogna starci attenti, perché se io rimango in una condizione in cui finisco la benzina, è una failure. Come dire, certo, non disastrosa, certo. Ma mi poi vacci dal benzinaio a pagare in gloria, quello ti dice, no, dammi, io voglio il danaro. Per capire, a questo punto, diciamo, questi sono meno tutti i fattori, quindi io cosa devo fare? Il mio gioco migliore, ho fatto vedere prima i comandanti ovviamente hanno delle caratteristiche, come in tutti i giochi di simulazione, i comandanti hanno delle caratteristiche particolari. Alcuni sono estremamente coraggiosi, ma i coraggiosi tipicamente sono stronzi, quindi sono difficilmente si relazionano con gli altri. Okay. Mentre quelli, diciamo, diplomatici hanno caratteristica tipicamente di essere piuttosto prudenti, specialmente non hanno intenzione di sacrificare l'equipaggio per cose a rischio. Vi faccio un esempio. Io posso tentare con un comandante audace di entrare nella nebbia a pieno motori. Un comandante non audace non può fare quella manovra.
Quindi voi dovete scegliere Bianca il comandante, o perché vi piace, io voglio nobile perché è italiano, o perché certo, in qualche modo gioca. Oppure, in base al tipo di gioco che hai, anche un po' più aggressivo, un po' più. E poi Daniele, il mio obiettivo è che tu possa giocarci 10 volte, 20 volte, 30 volte, certo, senza ritornare. Quanto può durare una partita? Senti, diciamo, se lo giochi in maniera, come ti posso dire, semplice, senza perderti nelle regole, senza troppo, dura un'oretta. Ah, se vuoi spingerti in maniera seria e aumentare, per esempio, la quantità di budget necessaria, puoi aumentarla. Io mi auguro, ovviamente spero, che qualche community di giocatori si prenda le mie regole e butti nel proprio. Ma qua questo... dai in pasto il gioco 2 giorni a Dangaroth e Morningstar qui in chat, che ti fanno la versione Undead Nightmare di ci mettono dentro i non morti nel Polo Nord, vedi che ti combina. Allora, consideriamoli invitati, perché questa ci vuole assolutamente, sì. Tenete presente che anche nel nostro gruppo ci sono persone estremamente nerd da questo punto di vista. Diciamo che comunque penso che le idee debbano essere le idee, quando, soprattutto quando lavori ai giochi, devono essere completamente variegate, sì. Anche completamente andare di palo in frasca, poi chiaramente uno riformula tutto, no? Riprende un po' l'idea originaria, certo. Però magari c'è sempre un po' quel guizzo di idea che magari non ti aspetti da un altro e ti esce fuori. Ecco, Dangaroth già ci ha messo i sommergibili che sparano i missili acqua-aria, è già andato avanti. Sì, no, già oltre, capisci? Allora, sì. La prima espansione, i robot arrivano dopo, quando arrivano? Beh, dai, prima o poi arriveranno. Considerate che per l'epoca un dirigibile era molto più simile a un razzo interstellare. Beh, certo. Anche perché nella grafica della fantascienza dell'epoca la forma del razzo era quella del dirigibile. Sì, cioè, la visione del futuro era quella. Ma guardi, infatti, cosa pensavano, cioè, il mondo deve essere popolato da dirigibili che ti portavano da in giro. Ma attenzione, ti posso dare un'anticipazione, che ci sono almeno... C'è tutta una nuova generazione di dirigibili che sta uscendo e che nei prossimi anni ci ritroveremo. Perché per farvi giusto capire, un Hindenburg utilizzava, per portare 10 tonnellate, utilizzava 6.000 cavalli, 6.000. Uh-huh. Un 747, il Jumbo Jet, ne utilizza per il stesso... È vero che vola 4 volte più veloce, ma utilizza 100.000 cavalli. Ehi, mamma mia. Quindi, se considerate il dirigibile, in realtà, ora che stiamo un po' a raschiare il fondo... Sì. Certo. Un jet estremamente sostenibile, molto più di un aereo. Quindi stanno inventando tutti, i francesi, i cinesi, i inglesi, i russi, americani, indiani, e nei prossimi anni ci sarà sicuramente un fiorire di queste cose. Quindi questo, diciamo, era un di cui. E, tra l'altro sono nel board di un'azienda svedese, che nel 2000, vi ho detto, nel 2024 farà voli al Polo Nord con dirigibili di nuova generazione. Quindi, cioè, 2024... In termini aeronautici è dopodomani, non è una cosa... Sì, abbiamo visto con SpaceX, insomma, nel giro di pochi anni, insomma, sono volati da quando hanno presentato i primi progetti al Dragon Crew di qualche settimana fa, quindi immagino che le tempistiche siano queste, insomma. Beh sì, comunque... anche perché siamo nei nuovi anni 20, quindi non vedo perché... Sì, effettivamente siamo nei nuovi anni 20. Non vedo perché no. Faremo l'edizione 100 anni del gioco. Certo. Così, senti Max, guarda, io ti chiedo 2 cose. Uno, se puoi far rivedere un po' le miniature che hanno colpito in chat, ci stavano dicendo che sono bellissime. Allora. E poi parliamo un po'. Diciamolo reale sto gioco. Dai, parliamo un po' del Kickstarter. Dici un po' come sta andando. Se vuoi tornare anche alla schermata iniziale, così almeno. No, facciamo vedere queste. No, le miniature. Dopo ho visto le miniature, chiaramente. Insomma, stiamo vedendo le miniature. No, questa l'immagine che c'è adesso. Poi, se, Max, correggimi se non sbaglio. È uno degli Scratch Gold del Kickstarter. Ah, ok, proprio, no, certo. Perché le miniature sono così belle che quello è un espositore che vi permetterà di usarle, di tenerle fuori dal gioco. Perché, certo. Tieni presente che anche in questo settore, al di là poi, diciamo, dell'estremizzazione, diciamo, del giocatore puro, il giocatore normale del mio
diciamo, il mio cliente normale è anche un onesto, una persona appassionata di modellismo, appassionata di oggetti, e quindi l'idea era che tu nella scatola hai i tuoi dirigibili, ma se li vuoi mettere fuori, li appendi, questo qui è un oggetto di 40 cm, piccolo così, una piccola teca, però in cui hai sia il modellino, sia, come vedi, i miei disegni questi sul retro, che ti fanno vedere la differenza che purtroppo c'è, perché considerate che riprodurre un dirigibile in scala 1:2000 è praticamente impossibile, cioè i dettagli scompaiono. Sì, però si apprezza la forma, le differenze di proporzioni, le differenze di stile, ci sono proprio gli stili. Gli italiani sono le Ferrari e gli americani sono le Cadillac, ovviamente. E quindi ho anche inserito dietro, nel background di questo oggetto, i disegni con i dati tecnici, in modo da poter anche avere un raffronto tra il modellino e la sua... un disegno, diciamo, tecnico. Certo. Guarda, Max, io non so se già te l'ho detto, però ti faccio nuovamente i complimenti per la grafica proprio in generale, perché proprio quella della plancia, delle carte che ci hai fatto vedere, tutto quanto, si vede proprio che la qualità è proprio curata, è alta, tutto quanto. Modellino, come dici tu, stiamo riportando a pochi centimetri, forse a grandi 220 metri, 150, certo. Quindi era impossibile farle perfette, ma il risultato è comunque eccezionale, cioè ti fa capire, ti trasmette subito la sensazione di quello che è. Poi magari sì, tu mi dirai, no, sai, mancava questo boccaglio, no, fa niente, insomma. No, ma infatti il lavorone grosso è anche quello, e anche vedo che proprio tutta la parte grafica e la parte della cosa è curata veramente bene, infatti faccio i complimenti. Domanda, era Kickstarter. Allora, io con Kickstarter chiaramente era la mia prima esperienza. Ho lavorato tantissimo a progetti di crowdfunding, anche con cifre con 2 zeri più di quelli di Kickstarter, ma Kickstarter mi ha veramente scioccato, devo dire. Ma non Kickstarter Games, perché io pensavo ingenuamente che, come in tutte le piattaforme di crowdfunding, uno portasse un'idea, un progetto, chiedendo un aiuto. No, sono stato massacrato. Ci l'hai le regole? Ho letto in qualche commento. Le regole in francese, santi Dio, cioè, se arriverò ad avere a fare il break even, ce la farò anche a produrlo questo gioco, e sicuramente ti faccio sicuro le regole in francese, perché i francesi mi stanno pure simpatici. Ma lasciaci vedere se arriviamo a 10.000 euro in questo affare. Stiamo parlando di cifre che non stiamo parlando di 100 di milioni, milioni di euro, certo. No, purtroppo, come dici tu, Kickstarter è un mondo veramente a parte, è una bolla in cui la maggior parte dei giocatori sono quelli proprio molto presi dal gioco, mettiamola così, in alcuni casi ma nemmeno questo, secondo me è comprensibilissimo quello che dici tu. In realtà non è così, per quello che è stata la mia esperienza, è che tu vai su Kickstarter con un gioco finito, pronto ad essere venduto, e ci fai e lo usi come fosse Amazon, cioè fai prevendita. La prevendita chiaramente ti porta un respiro economico, perché c'hai un polmone di soldi, ma il gioco è finito. Invece io ero rimasto, forse, i capelli bianchi. Tu hai presentato l'idea del gioco. All'idea che Kickstarter, come le piattaforme di crowdfunding, servissero per finanziare le idee e i progetti, non i prodotti. E quindi mi sono scontrato fin dall'inizio con questa cosa che ora cominciamo anche noi a capire. In più abbiamo trovato gente fantastica, abbiamo trovato gente veramente che ci ha trattato a pesci in faccia, e tra l'altro, stranamente, quelli che ti trattano a pesci in faccia scrivono sulla bacheca, e invece quelli che ti vogliono bene scrivono un messaggio. È sempre stato così, dall'inizio dell'internet è sempre stato così. Quando c'è un forum che qualcuno può interagire, chi ti deve di male te lo dice pubblicamente, chi ti dice bene te lo dice sempre, no, di nascosto, in privato, molto più... È una questione di tanti suggerimenti, tantissimi complimenti per il design, per l'idea, per la visualizzazione, tutto il resto, ma soprattutto tanta gente che ci ha dato i trucchi del mestiere, cioè che si vede che siete delle scimmie, dovete migliorare in questo al punto. Vabbè, che... però, era la prima esperienza, come dicevi tu, proprio sia nella pubblicazione di un gioco, poi a differenza di tanti altri, tu hai fatto la strada veramente più in salita, perché hai puntato all'autoproduzione, quindi
non hai dietro una società, una ditta che già ne ha fatti 100, quindi diciamo, ti sei buttato proprio nello stile del gioco, proprio all'avventura. Quindi... Vabbè, ma del resto, Max, è così, capisci? Rispetto, è cioè, proprio così sì, nella, sì, sì. Come spirito, no? Nella ma vita. Giordano mi conosce, sa che io apprezzo queste cose un po' a testa certo. Bassa, no? Quindi... Sì. Ma Giordano Giordano e Daniele, allora io non sono, cioè sono assolutamente in novizio su Kickstarter, ma io pago gli stipendi ai miei collaboratori da 30 anni, faccio progetti in cui cioè, spedisco le mie cose in tutto il mondo e ogni giorno mi relaziono con, in questo momento sto progettando due aerei russi, un aereo cinese e un aereo americano, cioè non è un problema per me, cioè, non sono un po' cittadino del mondo. Però, nonostante tutto, nonostante pensassi, credessi di essere arrivato a scontrarmi con i peggiori clienti, tanto, devo dire, le prime 72 ore sono stato uno shock. Poi, dopo abbiamo capito qual era il problema, e abbiamo capito tra l'altro che tanti degli attacchi non erano per niente attacchi, erano proprio quasi consigli spassionati. Alle volte arrivano da persone che sono un po' rospe, come si dice qui in Toscana, e questi consigli spassionati ci risultavano come pugnalate, però erano veri consigli, tant'è che adesso stiamo appunto rivedendo tutta la nostra strategia, riparlando, cercando di capire effettivamente, perché il problema di questo gioco è proprio come dire, lo standard, l'asticella alta che ci siamo messi fin dall'inizio, che è da un certo punto di vista il suo propulsore, cioè la gente piace questa configurazione, per contro il suo limite, perché è costoso questo oggetto qui. Se l'avessi fatto solo per i miei clienti, cioè dallo Stevenson a Dickinson, non è un problema. Quelli mi dicono, guarda, quanto costa? 400 euro. Glielo fai in Mogan interziato a mano, non è un problema. Certo, chiaramente sì. Il problema viene che se vuoi metterlo sul mercato, vuoi anche lasciare, cioè già per me i 75 euro della versione base sono molto alti. Per cui l'ha compensata col fatto che la versione base comunque ha praticamente quasi tutta l'attrezzatura che c'è nella versione top, cioè dalla base, che è questa qui, la core, alla collectors, quello che cambia non è tanto la componenti o la qualità dei componenti. Chiaro che uno magari le miniature sono verniciate, nell'altro no, ma più che altro è il fatto che si trasforma nel gioco oggetto, nel gioco che ha un valore da collezionista. Certo, assolutamente. Ci sono è una cosa a cui credo molto, perché ci sta chiedendo se avesse detto Monopoli degli anni 30. No, beh, certo, assolutamente sì, ma infatti agganciandoci a questo ci sta chiedendo appunto Filotto Bit in chat quali strumenti, nel senso quali programmi vengono utilizzati per la progettazione di tutti questi, sia dei modelli, è una bella sia domanda. Cioè, è una bella domanda. Come vengono realizzati effettivamente? Diciamo che alla fine in realtà gli strumenti che utilizziamo sono strumenti di grafica bidimensionale, strumenti di modellazione tridimensionale e strumenti di quelli che si chiamano CAM, cioè il sistema di produzione attraverso il computer. Quindi fondamentalmente, certo, per farla breve, si utilizzano i buoni vecchi Illustrator e Photoshop per quello che riguarda la grafica, certo. Si utilizzano Rhinoceros per esempio per la modellazione, che, o Rhino, chiamatelo come volete, è un ottimo programma. Quindi per esempio i modelli dei dirigibili sono stati tutti realizzati tridimensionalmente. Poi si utilizzano dei software per la possibilità che ci permettono di ottimizzare per esempio i processi di stampa, quindi di, certo, stampaggio 3D dei soggetti. Usate 3D. Tipo CAD, quella roba lì? Sì, un CAD-CAM, nel senso, cioè sistemi di conversione dal CAD al linguaggio della macchina. Nel certo, senso. Certo. Poi la macchina è una stampante 3D che deve stampare il prototipo del dirigibile, o è un cutter, cioè un sistema di taglio che ti va ti fa incidere, come qui si vede sulla destra, col laser, il legno della... Sì, che peraltro è meravigliosa quella stampa sul legno, è favolosa. Beh, guarda, vorrei farti vedere il tavolo che avevamo fatto, era un capolavoro, non lo sei messo in camera. comunque, chiaramente non è poi così complicato. Apprezzo la tua parsimonia, Max, sempre... Cioè, dobbiamo fare un pezzetto di legno? No, facciamone un tavolo da 18 metri quadrati. Perché no, va bene. Però fai bene, perché poi dopo sono le cose che stupiscono.
ci piacciono. Voglio dire, alla fine, se esiste la possibilità di fare qualcosa di bello, perché non farlo? Io, come ti dire, io dico sempre, io insegno all'università, insegno industrial design, e dico sempre ai miei studenti che non è un lavoro dove si diventa ricchi, non è un lavoro dove ci si fa un cesto pauroso, però alla fine uno dice, dai, ho contribuito nel mio piccolo a cambiare un pezzettino del mondo e farlo un pochino più bello. Se una macchina è bella, un po' più bella non guasta. Se un gioco è considerate il libro, come diceva prima, anche come diceva prima, che il libro che abbiamo fatto, c'è gente che lo mette fuori dalla libreria, gli dà un leggio, mi fa la fotografia e me la manda. Certo, è talmente un oggetto, noi dicevamo appunto prima, diceva pure Daniele prima, che il libro è talmente un oggetto, proprio anche da ridamente. C'ho altre domande se vuoi, che ce ne facciamo un pochettino, anche perché poi tra un po' andiamo anche un po' verso... Posso dire una cosa sul libro? Certo, come no. E la cosa un po' di domande. Non potevano metterlo su Kickstarter, esiste tra i rewards la possibilità di comprarsi anche il libro, che sarebbe il libro ufficiale mio, che si chiama Airships, questo qui. Però la cosa divertente è che gli abbiamo messo dentro un fascicolo aggiuntivo di 24 pagine dove c'è la storia reale dei voli al Polo Nord. Perché i voli al Polo Nord, generalmente se ne ricorda uno solo, ma c'è stata una serie, tantissima, dal 1898 fino, pensate, al 1957, cioè 30 anni dopo, 20 anni dopo l'Hindenburg, un dirigibile americano era stato mandato dalla Marina Militare nell'Artico, quindi... È una storia che continua, ecco. Poi noi saremo, spero bene, con Ocean Sky addirittura nel 2024 di atterrarci al Polo Nord, che dove c'è nessun dirigibile mai atterrato. Allora, ci sarà nel libro anche la possibilità di leggersi questa storia. Perché io, non so voi, ma quando noi facevamo i nostri giochi di simulazione di wargame, cioè il 50% era il combattimento, l'altro 50% era andarsi a capire il calibro dei cannoni della Scharnhorst e capire la gittata che avrebbe voluto avere, riportarla in scala sul gioco e cercare di capire se ci arrivava a beccare. Quindi uno studio pazzesco, che peraltro si allaccia un po' a una delle domande che ci hanno fatto, che ti stanno facendo qua in chat, che appunto se siete un team, chiaramente, però lui si è perso la parte iniziale quando avevi già spiegato che eravate già un team di persone, quindi sì, ti rispondo io da parte tua, chiaramente sono un team peraltro molto ben strutturato e soprattutto anche vario come interessi e competenze. Mettiamo un attimo il link di Kickstarter. Sì, mandami il link di Kickstarter. Te l'ho messo tutto quanto sotto, guarda. E poi ti volevo dire... Sì, morivo, intanto lo faccio questa cosa. No, l'altra cosa è se potevi ripetere per favore il programma che usi per la modellazione 3D, perché ci hanno chiesto anche questo. Si chiama Rhinoceros. Ed è un programma piuttosto interessante, perché per quanto non difficile, cioè tutti i 3D sono abbastanza complicati, quello di Rhino, comunque, di questo programma è che comunque sia è, diciamo, un punto di contatto fra un modellatore, cioè un oggetto che serve per visualizzare una forma tridimensionale, e un CAD, cioè un oggetto super tosto che ti permette poi di stamparlo, di realizzarlo, di portarlo, di ingegnerizzarlo. Quindi noi lo utilizziamo moltissimo a scuola. Io insegno a Firenze, all'ISIA, che è una scuola, che è un'università pubblica di industrial design, e noi lo utilizziamo tantissimo perché è il giusto punto di passaggio fra, diciamo, un approccio ancora, diciamo, orientato a capire la forma, e un altro che invece vi permette poi di portarlo all'ingegnerizzazione. CAD veri sono terrificanti, sono degli oggetti con delle interfacce che ci vuole... Sono roba tosta, questo qua. Personalmente, per cui li capisco. Gran belle cose. Certo. E poi ci hanno chiesto anche di che materiale sono fatte le miniature. Ok. Allora, come verranno realizzate? A questo punto allargo anche un pochettino la domanda. Allora, dunque, queste qui che vi ho fatto vedere, che abbiamo fatto noi, queste sono fatte, sono stampate in 3D. Normalissimo col PLA, cioè quella plastica filo additiva classica da stampa 3D. Da stampante. Chiaramente il problema cos'è? Sì, se lo vedesse un mio cliente di quelli che vi ho citato prima,
non lo apprezzerebbe, non lo vorrebbe mai, perché questo tipo di qualità ovviamente è troppo bassa. Certo. Quindi sicuramente bisogna andare su qualcosa di più importante, che è l'iniezione, la plastica iniezione. Quindi l'iniezione della plastica c'è un problema grosso. Il pezzo costa pochissimo, ma gli stampi costano nell'ordine di decine di migliaia, cioè puoi costare 10, 12, 15 mila euro un set di stampi. Questo è uno dei motivi del Kickstarter, che ci si può avvicinare a questo tipo di lavoro con la mano al portafoglio, bisogna avvicinarsi con la mano bisogna chiedere un mutuo per avere una cosa del genere. E quindi questo qui sicuramente lo vorrei. Poi tra gli stretch goal c'è il metallo. Il metallo non è che costa molto di più della plastica, però costa di più. E quindi diciamo un ulteriore stretch goal. Ho ricevuto decine di messaggi, di mail di gente che dice, ma insomma, ma se non ci arriviamo al metallo, come facciamo? Sperate l'idea di non avere metallo. E più per finire, chiaramente io sono quel, faccio parte, fatto vedere prima, se, anche che queste cose per esempio ce le costruiamo in studio, questi sono i nostri modelli di studio, e costruiamo questi modellini, e questi oggetti qui ovviamente nascono proprio per, come dire, per testare alcune soluzioni. Quello che vedete è quasi tutto stampato in 3D internamente in studio, però il problema è che non è una qualità la stampa, nella stampa iniezione, nella stampa del PLA, sono materiali nobili, quindi riuscire a fare qualcosa con un materiale nobile, che potrebbe essere una lega di qualche tipo di metallo, significa dare a questo oggetto veramente un tanto per i game, è più che altro per un collector, per un collezionista, per qualcuno, per dargli un... E tenete presente che molti dei nostri amici e clienti stanno leggendo in pratica l'espositore con i dirigibili senza il gioco, al modello, che è il gioco stesso. Max, quindi, guarda, insomma, scusa, ti interrompo, io devo dire che in chat si stanno proprio sbrodolando. Stai aprendo mondi alla gente, questa cosa. Hai dei seguaci, cioè praticamente ti ringrazio noi per averti fatto conoscere a loro, cioè, ci piace, questa persona è favolosa, quindi facciamo le corna, tutto quanto, se dovesse andare male con Kickstarter puoi avere via un'altra attività come guru, cioè, oppure c'hai dei futuri dipendenti, ricordiamolo, ma ecco, io ti auguro che vada benissimo il Kickstarter e che tu possa avere comunque anche loro come nuovi. Ma io piuttosto spero vivamente che si riuscirà a realizzare tutto quanto, e ovviamente magari anche a provarlo, perché a me piacerebbe pure riuscire a... Io adesso ho una strategia, Giordano, perché essendo nuovo, cioè essendo in realtà come tutti noi, normalmente quando arrivi a fare una cosa qualcuno ti dice è già stata fatta, che non si può fare, che non conviene fare, che lui lo sta già facendo. Allora, se fosse fatto così fin dall'inizio, il primo che ha fatto un carretto, basta, era monopolista. Certo, ma è sempre la versione che fai di qualcosa che cambia poi il risultato. Io sto cercando, ma può anche essere un errore. Ammetto anche la possibilità di una sconfitta su Kickstarter, se però non riesco a fare quello che vorrei fare. Cioè, tutti mi hanno detto, guarda Max, nei primi 3 giorni fai un terzo del risultato, tipicamente, statisticamente. Ma io non sopporto le statistiche, quindi i primi giorni, un po' sono ignorante, lo ammetto, del Kickstarter. Però ho detto, facciamo un'altra cosa, cerchiamo di inventarci un nostro Kickstarter, perché se devo stare da retta al talebano del Kickstarter, smetto subito, dovrei lasciar perdere, chiamare una bella azienda che già l'ha fatto, che ha già lanciato 5-6 prodotti, cacciare i soldi e dirgli guarda, spammami questo gioco, noi non l'abbiamo fatto, non perché siamo stupidi o perché siamo presuntuosi, ma perché mi piacerebbe una terza via, cioè anche l'idea di costruire piano piano una relazione con la gente, e questo mi sta succedendo, cioè questa cosa, ringrazio tutte le persone che l'hanno detto, sto notando quanto differente sia stare sulla piattaforma e quanto stare qui a parlare con voi. Certo, chiaramente. La passione si trasmette. D'altra parte invece uno giustamente fa conti, quanto costa 76 euro?
chissà cosa è, e che mi dai, ma solo questo, perché tante volte io vedo questa cosa su Kickstarter, cioè, ma solo questo, cioè, perché sono abituati a dei progetti che li riempiono di vagonate, di miniature, di cose, e poi magari gli danno 50 volte la stessa miniatura, no? Però fanno numero, quindi volume, insomma, il discorso del all you can eat giapponese, cioè, se esci da lì che hai mangiato tutto quanto, ma cosa hai mangiato? Cioè, la qualità di quello che... Certo, te sei mangiato, un Super Santos de riso, e quindi non ci fai niente, chiaramente il concetto è quello. Comunque qui c'è anche Dangarot che ricorda che è un manutentore aeronautico che vorrebbe mandarti un curriculum. Dangarot, nel Kickstarter, nella pagina del Kickstarter c'è tutta quanta la presentazione di Max, dello staff, e vedi se poi magari contattandoli là potete... puoi raggiungerlo. Comunque, senti, Gio, torniamo un attimo su di noi, chiudiamo un attimo lo slideshow, anche perché stiamo per arrivare in un nuovo giorno, e facciamo vedere un attimo la pagina del Kickstarter, dai. Facciamo vedere la pagina di Kickstarter, sì, assolutamente sì, intanto potete continuare tranquillamente a parlare, ma abbiamo già messo il link, chiaramente... invitiamo tutti quanti ad andare a vedere, e adesso allora il Kickstarter, intanto poi Max ci dirà meglio, insomma vi riassumerà un po' tutto quello che ci ha scritto Max. Ci sono parecchi video, che è una cosa buona, anche video il doppiaggio, insomma il narratore, a me è piaciuto, molto figo, quindi anche lì, sì, ho ritrovato un pezzettino di video, ve lo faccio vedere, così tanto per, dai, per vedere questo trailerino. Max, quale facciamo vedere? Il primo, io vedo quello che c'è qua. Il trailer, ce ne sono qua. Altri poi lungo la pagina, quindi il primo dovrebbe essere proprio il trailer vero e proprio. Il trailer, sì. Dai, faccio un pezzettino di trailer, proprio un attimo, che il trailer è sempre importante, capisci? Eh sì. Peraltro anche questo comunque è un bel trailer, un bel lavorone. Beh, del resto, come hai detto tu, le cose se si fanno si devono fare bene. E poi, dopo... poi la voce narrante, questa bella voce calda, in realtà è un pilota svedese, ed è anche il titolare dell'azienda che porterà i dirigibili a Polo Nord. È proprio lui in persona, Carlo. Ah, sì? Ma che figata! Proprio... Però vedi, queste chicche vanno dette, bisogna farle conoscere tutte. Ah, che poi vedo che ti ha lasciato anche una delle persone citate sotto, sì, Carl Oscar. Sì. C'è anche il nipote di Amundsen. Avevo visto. Anche no, il curatore dell'Umberto Nobile Museum, insomma. Sì, mi è fantastica questa cosa qua, no? Per esempio, io avevo un grosso problema. Nel nostro team c'è una ragazza molto bella di Ucraina che in realtà è un legale terrificante, cioè, e mi ha detto attenzione ai nomi propri di questi personaggi, perché bisogna stare attenti, perché è vero che sono morti tutti, però, e allora io ho questo dubbio, ho chiesto a questo signore che vedete, il direttore del museo del museo di Nobile, e questo sì. Mi ha risposto mandandomi un WhatsApp col numero di telefono del nipote di Umberto Nobile. Pronto, buongiorno, scusi se la disturbo, volevo sapere. Così è fantastico. Bene. No, guarda, io penso poi che dietro questo gioco e la storia che c'era chiusa qua dentro, poi di aneddoti penso che potresti scrivere un altro libro. sì, veramente. Diciamo che sono molto contento che questa cosa piaccia alla gente che sta ascoltando, però bisogna anche dire che se una cosa vi piace, lo sappiamo tutti, se riesci a fare quello che ti piace, non è un lavoro, cioè lavoro 15 ore al giorno, ma non lavoro, non è lavoro, ma figurati, cioè, già il fatto di poter pensare che uno mi stia pagando per queste cose qui mi fa impazzire. Certo, chiaramente. Sì, no, guarda, questa è una grande fortuna, guarda, purtroppo non tutti possono dirlo, però chi c'ha l'altra fortuna se la tenga proprio, perché è veramente un altro modo di anche di relazionarsi con gli altri, con la vita stessa, quindi bene. Sì. E poi si vede, perché vedi, poi trasmette, arriva anche attraverso uno schermo, no? Cioè dei ragazzi, quindi noi abbiamo ragazzi di loro molto giovani che ti hanno visto per la prima volta, fino a un'ora fa non sapevano chi fossi, eppure vedi,
stanno qui, sei riuscito ad affascinarli, quindi è una bella cosa. Cioè, per me la vittoria già ce l'hai, quindi adesso portiamoci a casa starter. Quanto manca? Mancano ancora un po' di giorni, ci sono, stavo la sì, abbiamo ancora 3 settimane, quindi abbiamo tanto tempo, e l'obiettivo, come ti ho detto, è cercare di capire se riusciamo, perché normalmente la seconda e la terza settimana sono le peggiori, però in realtà noi abbiamo una crescita abbastanza costante, anche se non è una crescita forte, siamo al 60% del budget, ma sta crescendo costantemente, lentamente e costantemente, e questo mi fa piacere, non tanto per il fatto, cioè preferivo che crescesse più velocemente, lo ammetto, però mi piace che in qualche modo anche la nostra crescita sia un po' in controtendenza rispetto alle classiche curve di Kickstarter, che o vanno e schizzano su pazzesche, oppure tendono subito a flusciarsi a partire dalla prima alla fine della prima settimana. Noi siamo, come dire, stiamo salendo lenti e costanti, e questo mi piace. Poi buono, ripeto, buono. Vediamo cosa si riesce a fare e vediamo, è importante, perché purtroppo è vero che sono appassionato, ma poi alla fine i soldi non fanno. Come detto prima, attualmente non è qualcosa per cui ci si diventa ricchi, dici, cioè più, ci si diventa poveri sicuro, però ci si diventa sicuro. Diciamo che non so, l'arte è qualcosa per cui ci si diventa poveri, non bisogna pensare di arricchirsi. È vero. No? Vabbè, però ogni tanto un'eccezione non è che ci dispiacerebbe, insomma. Assolutamente no, come dicevano quando ho cominciato a suonare tanti anni fa, mi dicevano compra ai tuoi figli uno strumento musicale e così non avrà mai soldi per la droga, che così spenderà tutto in strumenti musicali, ma almeno penso che vada bene per qualsiasi passione alla fine. Sì. La stessa cosa si dice tra i piloti, no? Che dice il volo è una valida alternativa alla droga e l'alcol, perché ha la stessa assuefazione, però costa il triplo. Esatto, sono sempre là. Bene. Non so se il video l'avete visto, perché io vedo voi, ma non vedo il... Sì, l'abbiamo mandato senza audio, perché in realtà è un trucchetto mentale Jedi, così siamo con i nostri amici. Cioè, noi facciamo vedere il video e gli facciamo il culo in bocca, poi li invitiamo a andarselo a rivedere con calma, riascoltarselo, tutto quanto così. E in genere funziona. No, ma ho visto che c'è stata qui una risposta molto positiva in generale, non solo al video. E quindi ragazzi, adesso ve lo chiedo io, che non è perché lo chiedo io, però vi chiedo io, condividetelo questo condividete il progetto se vi è piaciuto sui vostri canali, sui social, parlatene, perché col passaparola queste cose funzionano meglio. E chi deve mandare dei curriculum a Max? Lo prepari stanotte e domattina, mi raccomando. Però devono essere veri e diciamo veri, realistici, non fate modifiche all'ultimo. Ho fatto 130 con dirigibile sull'Aurelia. Capito. Cioè, io stavo, facevo i caffè dove? All'aeroporto, però so guidare anche gli aerei, non è uguale, no? Insomma. Cioè, modo e modo di relazionarsi. Io anche guido l'aereo tipo col braccio di fuori, tipo col resto. Esatto, sì. Ma Daniele, quindi... io il mio aereo lo guido col braccio di fuori. Che... Veramente. Vabbè, perché tu è piccolino. È tutto aperto. Cioè, io penso che un vespino truccato mi possa andare via. Veramente. Guarda, io spero che un giorno ci porterai sul tuo aereo. Giuro. Quanto pesi Giordano? Allora, io peso a me già mi sta lasciando a terra, 75, quindi... no, 80. Ci stai Giordano. Dai, fammi fare un giretto, dai. Io mi faccio le foto da sotto, dai. qualche giorno fa ho fatto un webinar con una rivista dell'Irlanda del Nord, no? Questo mi ha chiamato come stasera, anche stasera ero incasinato, facciamo il test audio e video, oh no, ma proprio adesso, no? È una cosa normalissima. E lì praticamente ero al campo di volo, ero appena atterrato, questo mi chiama e dice, guarda, scusami, qui proprio non posso, non posso. Dice, ma dai, ma un minuto, ma non è quello, che sono
sono in volo, fa come sei in volo. Sì, sono sono volando. Fa riferimento. Che dici? No, sì, sono atterrato, scusami, un aereo. Che inizia la sua, che fa. Io ho sentito di tutto, ho visto progettisti di giochi con i brufoli, sudati, con le mani distrutte. Penso che per la prima volta mi sia capitato uno che mi ha detto: no, stamattina per distrarmi sono andato a farmi un volo con un biplano dentro. Giordano, preparati perché la mia prossima scusa per i ritardi sarà: sono in volo. Non ti sì, sento. Sono in volo. Lui funziona, perché con me no? Cioè... Perché lui ha un fottuto biplano, tu hai, non ce l'hai, tu c'hai una vabbè, mezza Panda, non c'hai più la Panda. No, adesso c'ho una Volvo. Ecco. Lo so che la Volvo 2 è grande come un biplano, però più o meno ci stiamo. E consuma quanto un biplano, però comunque sì. Non è uguale. Ti ricordo, Kinder, che tu sei riuscito a fare 20 minuti di ritardo sotto casa tua quando io ti ho citofonato. C'era fila in ascensore, Giordano. Certo. Quante volte dovrò dirlo? No, vabbè. Quindi, ok, va. Vabbè, Max, noi penso allora, che fammi cambiare discorso. Allora, no, dicevamo, siamo quasi alla prova degli scoccioli. E se vuoi aggiungere qualcosa. Tutta tua la platea. Beh, dai, penso di aver parlato anche troppo. No anzi, senso... guarda, noi siamo stati graziati incredibilmente da Zoom che ci ha regalato, mentre stavamo parlando, ci ha regalato un minuto in più. Speriamo magari funzionerà anche qualche altra volta. Speriamo Zoom intanto fa questi regalini, meno male, perché così almeno non abbiamo interrotto la conversazione, perché poi era molto piena di contenuti e sicuramente è stata anche molto molto piacevole. Max, io spero anche di posso parlare anche della parte di Daniele, penso che possiamo spero di riaverti come ospite magari un po' più in là, anche per vedere, per seguire un pochettino come va l'andamento del Kickstarter, insomma. Sì, anche diciamo che è stata anche molto istruttiva, chiaramente sì, perché ricordiamo che da noi si fa cultura, ricordiamola questa cosa, non è soltanto guarda, castronerie, io minchiate nerd, ma parliamo anche intanto di cose serie. Parlando con Max, che questa cosa è stata organizzata un po' velocemente per una serie di disguidi che ci sono stati, quindi stasera stiamo organizzando, lui ha detto, vabbè, ma quanto durerà? E ho fatto, guarda, ma facciamo 20-30 minuti. È diventata un'ora e mezza. Sono contento perché un'ora e mezza è volata e ci siamo divertiti, abbiamo imparato anche veramente, come diceva Giordano, è stato molto molto bello. Io sono attenzio, quindi anch'io rinnovo l'invito che ti ha fatto Giordano, quando vuoi adesso c'hai tutti i contatti, a parte che dobbiamo venire a giocare sulla plancia 8x8 a Lucca, quindi veramente. Ma quello sì, quello rimane un'altra cosa. Guarda, Free, rispondo a Free 8-bit che dice: stasera sei arrivato tardi. Pensa che quando tu non c'eri abbiamo fatto un'introduzione stasera con un sacco di personaggi famosi morti, tutti quanti morti, però ovviamente parlavano di gente del 1800. E faccio poi, sempre più confusione tra i compleanni e i necrologi ultimamente. E i necrologi, non so più se qual è il vero. E dicevo, stai tranquillo perché potrai rivedere la puntata già... poco dopo la chiusura la potrai rivedere per non so qui quanto rimangono i video qui Twitch? Credo due settimane e te la puoi rivedere con calma, la puoi condividere, la puoi spammare, puoi rinnovare l'abbonamento se sei un utente Prime, così ci aiuti e la prossima volta potremo garantire anche a Max e agli altri ospiti una connessione un po' più stabile, che stasera ti ha portato ringraziati. Beh, c'è stato qualche momento, ma abbiamo visto di peggio. E soprattutto tocca mettere la benza al biplano, se no non possiamo fare il nostro viaggetto. Devo fare il giro del palazzo in biplano. Stasera noi dovevamo parlare di steampunk. Sono contento di invece che sia andato a finire così. Però vi approfitto di Max, perché tu all'inizio stasera hai parlato di una... Quando ci parlavi delle missioni al Polo Nord... ci dicevi che la gente ovviamente non sapeva cosa ci fosse e era un mistero affascinante.
una persona che un grandissimo autore, non una persona così, che ha fatto un racconto proprio ambientato al Polo Nord, è Lovecraft, che rientrava nella nostra stasera, nella serata steampunk. Ultimamente sta tornando molto di moda, e la redazione di Cultura Pop ha fatto una recensione proprio di un fumetto che si chiama D'altrove e altri racconti, che porta su carta i racconti di Lovecraft. Lì su carta sono già racconti, quindi già c'erano, però sotto forma di fumetti. Quindi Gio, insieme a Max, mandiamo se ti va questo link, diamogli un'occhiata, magari così lo vediamo. Sì. Perché, dicevo, Lovecraft, uno dei racconti delle montagne della follia, cioè, che è uno dei più famosi che ha scritto, è proprio ambientato al Polo Nord, e è bellissimo. Se non l'avete letto, andate, perché molto probabilmente, se faranno un film su Lovecraft, se ne parla già da un po', sarà proprio quello uno dei titoli scelti, a parte quello che è uscito poco tempo fa, Il colore venuto dallo spazio. E Max, a parte i dirigibili, hai qualche altra passione? Nerd, fumetti, mi hai detto videogiochi. Fumetti. Guarda, ti dico un'altra cosa, una super chicca anche questa, che io sono un grandissimo appassionato di fumetti, come sai, di mappe, di geografia, e un giorno mi sono trovato a parlare con per caso con un amico circa, io sono cresciuto con una generazione, si vede che insomma ho qualche capello, la maggior parte dei capelli ce li ho bianchi ormai. Ci prendi in giro, Max? Cioè, guarda, se ci vuoi prendere in giro, allora dillo. Scusa Giordano, me lo chiudi questo? Capito, Ok, allora questa è una cosa che ti racconto volentieri, in pratica. Io sono appassionato della scuola italiana, quindi di Attilio Micheluzzi, di Sergio Toppi e soprattutto di Ugo Pratt. Chi è che non insomma, Ugo Pratt, sì, sì. Allora, in questo momento sto portando avanti un progetto che non so se vedrà la luce, ma è bellissimo. Sto portando avanti un progetto con Patrizia Zanotti, che è praticamente la persona che ha la casa editrice Kong, che sarebbe quella che detiene i diritti di Ugo Pratt, perché voglio fare un libro sulla geografia dei viaggi di Corto Maltese. Ah, che spettacolo! Come un album, come il mio libro, un album sfogliabile, dove puoi entrare nei viaggi, quindi vedere proprio le rotte, capire quali sono quei paesi, quelle città, capire cosa sono i mezzi che utilizzava, dal treno di Kolchak allo Yol, al tipo di barca che utilizzava in Grecia piuttosto che a Hong Kong, e cercare così di dare un racconto su Corto Maltese per immagini, però col mio linguaggio, cioè con le mappe e con i profili. Molto interessante, molto interessante. Mazzo, ma cioè, io non c'ho parole. cioè, solo meraviglia. Ti dico che queste cose qui, veramente, sono cose che ti cascano fra capo e collo. Allora, ti racconto, conosci Bruno Pozzetti? No, perché a noi tra capo e collo ci capitano solo le bollette dalla luce. Anche a me, Anche a me. Quelle tra capo e collo direttamente, Equitalia, queste cose qua, bam, così ci capitano. Allora, un consiglio anche per i ragazzi appunto che seguivano, che mi fa strapiacere che siano attenti, che siano rimasti, come dire, anche colpiti da quello che abbiamo raccontato questa sera, che mi sono divertito come un riccio. Una cosa bellissima: un giorno sono andato a intervistare Bruno Pozzetto. Per chi non lo conoscesse, chi fosse giovane, è il primo italiano che ha fatto lungometraggi, cartoni animati con lungometraggi. Ne ha fatto uno in particolare, si chiama Western Soda, che è un cult. Uno dei più famosi era anche quello italiani, dove si vedeva tutte quante la differenza. Sì. Poi c'era Allegro ma non troppo. C'era proprio anche un film a spezzoni con Maurizio Micheli, Maurizio Nichetti. Sì, infatti. E lui è andato, sono andato a trovarlo a fare un'intervista nel suo studio, e lui parlava, eccetera, eccetera. Lo fa: vedi Max, la vita, il lavoro, è un po' come avere un vaso pieno di terra. Tu ci metti un seme e lo metti fuori dalla finestra e speri che piova. Magari piove, non piove e il seme secca. Magari piove troppo e il seme muore. Magari piove tutto intorno al seme e non sul seme. Oppure una goccia potrebbe cadere sul seme. Però, detto tutto questo, ti do un consiglio. In quel vaso ficcaci parecchi semi. Ficcacene tanti. Certo.
almeno qualcuno lo becchi. In effetti è giusto, giusto. Non... È vero, è vero. Per poter avere l'opportunità di fare delle cose bisogna farle, perché il dire a me non capita è anche no, è vero, è vero. Il fatto che magari non ci hai neanche provato, perché per me l'idea di... Cioè, per me Bruce Dickinson, quando mi ha detto Max, perché ti devo fare la dedica sul tuo libro, a prescindere che mi piace? Per tre motivi, siamo piloti tutti e due, siamo tutti e due appassionati di dirigibili, ma nel 1987 io ero un adolescente e ero andato a vedermi un concerto vostro a Padova e avete saltato la tournée e non mi avete neanche restituito il biglietto. Vabbè, cosa ci scrivo sull'introduzione? Cioè, a me questa roba mi è rimasta no, qua dall'87, cioè, Bruce, porca mia. Cioè, tu hai fatto... Hai fatto il senso di colpa. Ha fatto bene, ha fatto bene. Tanto sono d'accordo, bravo. Così si fa, queste star. No? Come si fa? Cioè, dovevo dirglielo. Certo, una cosa che certo. Anzi che non ti sei fatto ridare 30.000 lire, quant'era all'epoca? Cioè, io ero contento di aver fatto una cosa simile con Cristina D'Avena, lui l'ha fatta con Bruce Dickinson. È uguale, uguale. Ho fatto non, so m'ha canta... non m'ha non so cantato la canzone di Batman, sembrava... esatto. Va bene, va bene. Comunque è bello, cioè, anche è un po' come il Kickstarter, la vita, no? Cioè, nei momenti in cui tutti ti pleggiano e allora all'improvviso sali. Poi, per una serie di motivi, qualcuno smette e all'improvviso cadi. Cioè, lavorare, sappiamo tutti che lavorare a una certa altezza è pericoloso, perché se voli bene, se sei alto, ma se cadi da una certa altezza ti fai anche male. Quindi il gioco della professione è sempre un alto e basso, in cui si cerca sempre che ad ogni basso corrisponda almeno un alto, altrimenti non funziona. No, no, e certo, poi c'è da dire che diciamo che ogni cosa è correlata con un periodo della vita. Io chiaramente ho attraversato, come tutti, delle fasi diverse. Quando avevo 30 anni ero in carriera, ero stronzo. Quando avevo 40 ero, come dire, al contrario, treno in barca, forse faccio il professore. Adesso mi trovo in una condizione in cui tutto quello che ho messo in piedi fino ad ora mi ritorna in qualche modo, per cui attraverso i contatti, le amicizie. Poi se fai un lavoro fatto bene, la gente si ricorda di te. Sì, certo, appunto, sì. È tutto più facile, perché poi il passaparola, il contatto umano, l'amicizia, la stima, sono quelle. Rimangono negli anni, quello è vero. Sì. Io dico sempre un proverbio che diceva sempre mia nonna, cioè quando vai via da un posto, lascia un buon odore, non lasciare la puzza. E effettivamente tua nonna è molto rustica, come al solito. Sì, nonna era di campagna, molto ruspante, però il concetto era quello. Però diciamo che sì, i detti dei nonni sono sempre comunque verità dette con maniera un po' più cruda, però il concetto è giusto. No, se posso aggiungere una cosa sempre un po' motivational, come stasera Max, effettivamente per quanto riguarda le idee è sempre bene averle, perché poi dopo è sempre bello averle e segnarle, perché poi non sai mai quando quell'idea poi effettivamente esce fuori, quando è il momento, oppure quando capita l'occasione di tirar fuori un'idea. È sempre un bene averne già una decina nel cassetto, in modo da essere subito pronti e da non dover magari improvvisare sul momento, perché l'occasione arriva e l'occasione non sai quando arriva, però se ti fai trovare preparato prima... Infatti, quando la gente dice ho perso un treno e tu gli domandi ma ce l'avevi il biglietto? Certo, giusto, giusto, giusto. Va bene. Alle volte se non metti il biglietto da parte poi no. Non te... esattamente. Va bene, quindi diciamo che con queste perle di saggezza siamo un po' da vecchi, però, un po' da anziani. Adesso vado a prendermi un goccio di rabarbaro e facciamo... Che penso allora, che possiamo. Finire, posso dirvi che posso confessare che mia figlia è una grande appassionata di steampunk e fa pure e si diventa a fare cosplay. E io ovviamente cerco sempre di riportarla sulla retta via, e dopo dritta, diciamo, filologica, ma lei non c'è niente. E quindi... No, guarda, chi si veste steampunk, perché poi se dici cosplay a uno che fa steampunk, no, sembra che è l'offesa più grande del mondo. Tante volte vedi. Che sembrano che si siano cosparsi di colla e rotolati negli ingranaggi. Tanto dice, ma perché c'hai degli ingranaggi sulla guancia o sugli occhi, sugli occhiali?
È un po'. Ma guarda, io ti ricordo, beh, da lunga esperienza di aver visto costumi steampunk, ben sappiamo che ci sono due grosse differenze tra chi si veste, chi si piace lo stile steampunk. Chi cura tantissimo l'abito, per cui ha dei vestiti pazzeschi, e chi invece davvero si mette, come dice, per citare la frase della nostra amica Nicole, che è costumista di altissimi livelli, quindi lei è una di quelle che fa bene le cose, no? Che dice che se mentre fa un vestito gli casca l'ingranaggio per terra, il pavimento diventa steampunk, perché c'è sta l'ingranaggio sopra. Che c'è stato un momento in cui basta che metti l'ingranaggio un po' ovunque e diventi steampunk, invece no. Infatti il bello di alcuni che fanno i costumi sono proprio realizzare bene anche magari il macchinario, cioè se stanno... Guarda, una io mi ricordo sempre, agganciata al costume, abbia senso. C'avevamo questo, stavamo organizzando quello che ti dicevo, che abbiamo detto all'inizio, noi abbiamo organizzato questo per 3 anni, questo festival enorme a Roma, e ci arrivavano tante richieste, ovviamente, cioè era annunciato con mesi di anticipo, tutto quanto. Cioè, un giorno è arrivato un ragazzo e fa, dice, ve lo chiede, ma è possibile portare degli attrezzi fatti da me? Sì. Tutti quanti nella cultura steampunk tutti hanno il braccio meccanico, certo, e lo zaino così e tutto quanto. Faccio, che attrezzo è? Sai quelle cose, quelle domande tanto... È un lanciafiamme. È abituato a questi qui che fanno il cannone laser, spara onde sonore. Ciao, vabbè, è carino. Dice, no, ma guarda, il problema è che è un lanciafiamme vero. Che senti? Cioè, questo aveva progettato un lanciafiamme da polso, che è bellissimo, mortale ma bellissimo. No, era un'arma, cioè, proprio, che in base al movimento del polso sparava queste fiammate e abbiamo gentilmente chiesto. Ci mandò un video, perché noi abbiamo detto, vabbè, facci vedere. Ci ha mandato un video e questo sparava tipo fiamme di 2,5 metri. E noi ho fatto, guarda, allora, credo che a Romix non ci sia così lo spazio per tirare fuori una fiamma viva da 2,5 metri in mezzo alla folla. No, però proprio... ecco, però, diciamo, lo spirito steampunk per queste cose è molto simile a quello del tuo progetto. È particolare, sì. Devo dire, Giordano, comunque, che una cosa del genere, cioè tutte le cose hanno il loro periodo, no? Certo. Cioè, una cosa di qualche anno fa, oggi può risultare anche obsoleta. Invece, secondo me, questa cosa del lanciafiamme, secondo me è interessantissima proprio questi giorni. Se hai problemi di separazione Covid, ah, certo, certo. Ma dobbiamo ricontattarlo quel tizio, magari ha fatto un aggiornamento alla tuta, si è fatto un'esotuta che viene circondato da fiamme lui. Io mi ricordo un altro ragazzo che aveva una tuta tutta di metallo, un'armatura di metallo che spruzzava acqua e suonava con la pressione dell'acqua. C'era tutti un capolavoro. Era, sì, che era la nemesi di questo con lanciafiamme, probabilmente, insomma. Sì, sì, era proprio i Sub-Zero e Scorpio steampunk, erano veramente. Bellissimo. Comunque, va bene. Ragazzi, Max, io penso che ti sia arrivato il momento di salutarci. Mi dispiace interrompere la cosa, perché è stata una piacevolissima serata, però... speriamo di rinnovarla, quindi di rivederci qualche quando altra vuoi volta, che ho organizzato meglio tutto quanto, sì. No, ma guarda, organizzato meglio, nel senso, io mi sono divertito molto moltissimo, quindi sono strafelice. Se si poteva andare avanti 2 ore, forse avrei detto, non so, magari tra un paio di minuti mi accascio, però a parte quello, voglio ringraziare voi, perché è stata una bellissima serata, è stata una bellissima opportunità. Sono proprio contento sono molto contento, insomma, che sia potuto fare una carrellata anche molto vasta, insomma, si è parlato un po' di tutto, e questo secondo me è proprio lo spirito più bello, nel senso che queste cose a distanza che sembravano essere comunque portare un po' di distanza, invece ci hanno detto... Sì, no, fortunatamente alla fine siamo riusciti a mantenere sempre comunque contatto, no, con le persone. Diciamo, ma poi guarda, noi questo è proprio lo spirito con cui questa trasmissione è nata, proprio, cioè una chiacchierata, piacevole tra amici, qualcuno sullo schermo, qualcuno in chat, qualcuno che ti scrive in seguito, come fanno tanti, e a me Giordano piace quello, poi noi lavorando anche...
in radio, sai, siamo un po' abituati a queste cose, ci fa piacere riuscire a trasportare quello spirito qua, quindi assolutamente sì, benvenuto in famiglia. Esattamente. Grazie. Sì, e quindi grazie. Niente, va bene, io penso che possiamo tranquillamente, diciamo, giungere verso la conclusione di questa magnifica serata. Abbiamo ringraziato tutti, continuiamo a ringraziare chiaramente. Vogliamo rimandare un'ultima volta il link Kickstarter? Mandiamo il link Kickstarter, lo rimando qui in chat ovviamente. Vi invitiamo tutti quanti ad andare a vedere, a seguire chiaramente il progetto di Airships. E vabbè, ringraziamo chiaramente tutti quanti chi ci ha seguito in chat. Ringraziamo soprattutto Tom's Hardware, che come tutti i mercoledì ci dà questa possibilità di avere il nostro spazietto serale e, nel loro canale. E quindi ci vediamo. Ringraziamo Max Pinucci che è stato con noi. E veramente sono contento che ti sei trovato bene, perché per noi benissimo. È stato a mia volta sì. Ringraziare un po' di persone anch'io, certo. Ringraziare sì. Sicuramente, diciamo, il mio team, Elena, Marco, Maria Adelaide, Emanuela, che sono stati fantastici e che tra l'altro un team di ragazzi molto giovani, quindi quasi tutti sono laureati con me, quindi proprio, diciamo, una famiglia veramente fantastico, famiglia. Fantastico. Ma poi alla fine si vede pure quando il team funziona, poi funziona tutto, no? Perché diciamo, se volete vedere che team abbiamo, guardate l'ultima immagine del Kickstarter e vi fate un'idea. Okay. Dai, falla vedere, Gio. Facciamo vedere al volo. Mi ci hai messo questa curiosità. Aspetta. Credo che proprio sia l'ultima foto. Da qui non la vedo perché non riesco a vedere. Cioè, se metto la diretta, poi il ritorno. Allora. L'ultima giù in fondo, Sì, l'ultima. Questo è. A questa è stata qua la cosa della Vespa? Sì, qui eravamo particolarmente seri. Ah. Beh, ma guarda, anche questa è una cosa che apprezzo molto, un ambiente lavorativo sereno, insomma, cioè fuori dall'ordinario, che ti permette magari tante volte di buttare lì anche quell'idea che in altri momenti invece ti terresti dentro perché dici no, faccio una figuraccia, invece qui io la butto, cioè sto sereno, sì, e magari niente. Quella è la svolta, no? Cioè... Sì. Va bene ragazzi, dai Max, grazie mille ancora, noi ci risentiamo presto, e noi possiamo... Anche noi ci risentiamo presto. Sì, dai, chiudiamo anche noi insieme a Max. Qui. Ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo. Non abbiamo annunciato la puntata di mercoledì prossimo perché non lo sappiamo neanche noi. Quindi va bene, e quindi la prepariamo. E quindi un invito a seguirci nei prossimi giorni, nei soliti canali, oppure a sorpresa. Vi troverete a sorpresa. L'argomento a piacere, ti ricordo, Kinder, che ricordavamo gli anni... del liceo, è così, va bene. Ah, tra parentesi, oggi ieri, questo periodo, anzi, facciamo tutti quanti in bocca al lupi vari a chi a sta... A tutti i maturandi, no? Sta maturando. ricordiamo che, chiaramente, non vi preoccupate, perché tanto tutto quello che succede dopo la maturità sarà completamente diverso da quello che in realtà vi ha... Per cui, insomma... Diciamo, c'è tanto di più dopo, nel senso, non voglio fare un discorso lungo. Sì. Si sta commuovendo, vedo, tra poco comincerà a cantare venditti. No, vai. Ma che sei, ma me devono spararmi per cantare venditti. Notte, prima degli esami. Mamma mia. Va bene, dai. Dai, ci vediamo la settimana prossima, ciao. Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, ciao Fri. Ciao sì.